noi siamo ufficialmente live. Sì, voglio morire. Che bello. Live. Buonasera. Ciao. Ebbene sì. Vuoi già morire? Abbiamo iniziato a connetterci e la prima cosa che mi è stata chiesta è cos'è l'attacco, dove leggo i numeri, poi altre domande sono state, ho troppo paura di farti questa domanda, chi è Mia Khalifa? Che persona PG fondamentale. Questo sei tu, questo sei stato tu. Le basi. Le basi, fanno da basi. Esatto. No, basta, i tormentoni vecchi fanno da no, 2020. No, basta. Sono disperato di dire poco, ma... sono estremamente felice perché siamo tornati con questa terza stagione di Drawings and Dragons, le stagioni più veloci del mondo, cioè abbiamo girato una stagione in 3 mesi, una roba mai vista prima, altro che le major americane. Siamo l'unico Netflix show non cancellato del 2020. Anzi, reiterato, cioè, continuiamo. Perché cioè non impariamo mai. Sì. Cioè, dai nostri errori. No, invece questa qua è... non è la Udyne Edition, è la The Gobbies Edition, perché posso finalmente uccidervi in maniera vergognosa tantissimo, e quindi sono contentissimo. Tantissimo. Sono veramente contento. 5 allora, volte. Piccola promessa, innanzitutto grazie a tutti voi, voi non voi che ci ascoltate, nel senso, fatemi ringraziare i miei amici prima che sono qua a giocare con me. Siamo a giocare qua tutti assieme, siamo ospitati sul canale di Lore, Nerdcore, quindi seguitelo se non lo seguite, zozzi maledetti, e giocheremo a Old School Essential come si gioca Old School, quindi con morte e distruzione, io leggerò i Mega Dungeon, ci sono anche qua qualche mappa, via a distanza, perché non vedete un cazzo, mega mappe devastanti, morte e distruzione, ognuno di loro ha un boato di PG, perché... morirà, benissimo, e io godrò finalmente. Volesse il signore. Specificare una cosa importante, Denise è truccata, non è invecchiata. Nel senso, ho solo dormito un po' poco in questi giorni. Ah, ma per fortuna, ragazzi, perché cioè io ho detto, madonna mia, che cazzo di male gli ha fatto il trasloco a Denise. Non ma brutta roba, Nicola. No, perché poi io non vedendovi, perché stavo facendo altre cose, stavo cenando, e dicevo, ah, sei truccato. Ho detto, me coglioni, pensa se non si truccava. Non ha senso. Poi sono io che sono lento. Non ho capito questa cosa qua. Si è vicino alla webcam, proprio perché non ci vede. No, infatti. Detto ciò, ragazzi, cambia un pochettino le cose, usiamo sempre il regolamento di Old School Essential, mentre l'altra volta c'era il master che ogni tanto faceva da Deus Ex Machina, ogni tanto, praticamente sempre, per salvare il culo ai baldi eroi, sto giro non ci sarà. Abbiamo con noi i soliti 7, i magnifici 7, tra parentesi, non ho neanche accorto, una cosa meravigliosa, con dei nomi improponibili che io non imparerò perché non voglio affezionarmi ai loro personaggi. Quindi esatto. Saranno, li chiamerò per classe, il mago, il guerriero, l'elfo e via dicendo, anche in maniera dispregiativa. Abbiamo con noi Lorenzo Fantoni, il proprietario del locale, vado in ordine per come vi vedo. Ok, c'è qua Lorenzo, ok. Riccardo Torti, che ha disegnato il layout che vedete e sarà il nostro mappatore, giusto? Esatto. Sei tu? Che Tavrenzi è andata a cambiarsi perché era vestito come me, aveva paura di fare troppo il cocco del master giocando anche i nani, e come ben sapete io amo i nani, allora è andato anche a cambiarsi. Però mi sì. Era più paura in realtà, ami i nani vestiti uguali. Poi c'è la versione giovane di Roberto Recchioni, non so se lo vedete. E con la zampa rotta. Esatto, esatto. Cioè, quindi secondo me si è spaccato la gamba, perché la prima cosa che mi ha detto è stato dai Nicola, ho anche la gamba rotta, non vorrei mica infierire su di me. Ovvio, esatto. Infierisco. Poi abbiamo il maestro Lorenzo Magalotti, che ha fatto tutte le illustrazioni dei vari PG. Comunque vuol dire bravissimo a rifarli tutti quanti uguali, cioè essere difficilissimo proprio. Madonna. Rifarli. No, guarda, è veramente un lavoro di miniaturismo. A me ha cambiato i colori, ma non è importante, certo. Nessuno mi ha cagato quando l'ho detto. Poi abbiamo la nonna di Denise. È più bella di Denise, che non si sa come sia possibile, però va bene. Un adulatore! Poi... non so, abbiamo la stessa stanza. È vero. Devo anche presentare l'altro tipo che vive con voi, o nel senso è lì per sbaglio? No, è nell'altra stanza. È nell'altra stanza, non può fare.
Allora c'è Dario. Ma voi vedete il buco. Con noi, eh sì, ecco, l'ho presentato. C'è Dario Sicchio, che tutti mi hanno fatto due coglioni così con Andrea. Non giocherà Andrea, per fortuna, anche se è ancora peggio, però gioca stasera. E poi, invece, per il riassunto di tutte le regole, abbiamo l'esperto del regolamento, il grande Daniele. Che adesso vorrei... Daniele, scusa, vorrei che mi spiegassi l'attacco, come funziona la matrice, i tiri di reazione, i tiri di morale, per favore. E ogni quanto devo tirare per i mostri erranti, che non me lo ricordo mai. Allora, per quanto riguarda la matrice dei tiri per colpire, bisogna rifarsi alle regole di Old School Essential. E all'epoca, sì, e più la classe armatura era alta, e più significava che era debole. Quindi il contrario, invece, di come viene interpretato. Quindi bisogna fare... A lui, io ci ho passato la mia carriera universitaria. Guarda un picchio! Per me ha vinto. Allora, Daniele, senza fare una domanda, senza avere la benché minima alba di quello che ha appena detto, ha detto solo cose giuste. Ma lui è schillato, cioè... Sono fatito. Daniele, fatito. Forse oggi non morirai, forse. No, è che in realtà sto bevendo acqua, è quella la differenza rispetto alla barra. Quindi non sei ancora in sintonia con i tuoi personaggi. Esattamente. Detto ciò, ragazzi, una cortesia. Glieli faresti gli auguri a Martina e a Giorgio Spalletta che ci seguono da casa? È il loro compleanno. È il loro compleanno, beh sì, certo. Ma non ho capito, io devo fare... Sì, tu, sono due fan. Lo ripeti, ripeti il nome che non... Martina e Giorgio Spalletta. Ciao Martina, ciao Giorgio, vi abbraccio forte forte. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Tutti grazie mille. Tanti auguri a Giorgio e Martina, tanti auguri a voi. Basta, carino. È subito grivi. La cosa ti chiede al VIP di fargli auguri a qualcuno. Esatto. Cominciamo bene. Io penso che la morte non basta. Invece per fare gli auguri aspetta Andrea Santisti che ci ha tenuto a specificare che oggi era il suo compleanno. È vero, no. È vero, ci ha scritto. No. Mi dispiace, ma... mi spiace Andrea, ci abbiamo provato, ma auguri Andrea, io invece sono tuo amico, auguri. Grande Nico, grande. Auguri. Detto ciò, ragazzi. Detto ciò. Te lo sono abituato, no? Possiamo anche cazzeggiare, se abbiamo un sacco di tempo. Facciamo... Non sono abituato. Tanto no, allora spieghiamo un po' di cose, perché spiega non ho mai un po' di cose, va. Lo school. Allora, lo school è diverso un attimino dal gioco di ruolo che conosciamo oggi. Ovvero, ad esempio, le trame vengono fatte in maniera, diciamo, procedurale, in base a quello che facevano i giocatori di volta in volta dentro un dungeon. Quindi non c'erano ste enormi ruolate, si combatteva di più, era più di tattica. In realtà... come si gioca adesso è un attimino diverso perché si ruola sempre molto. La cosa più bella di tutte è che il combattimento in teoria va evitato il più possibile. Bisogna usare tantissimo l'invettiva, perché una volta che si muore, non ci sono i vari tiri di salvezza, si muore in maniera contromorte, si muore in maniera disgustosa. E il PG infatti si fa in maniera molto veloce, appunto perché se ti muore il PG dopo mezz'ora che hai giocato non devi perdere un'ora per fare il personaggio. Dopodiché non c'è il bilanciamento. In tutti i giochi moderni c'è il bilanciamento, comunque, cioè se hai livello, personaggi che hanno tot livello, allora puoi usare questo tot di classe difficoltà per i mostri, livello sfide e via dicendo. Qua no, qua tu butti i mostri a manetta. Quello che possono salvare un po' le chiappottine sono i tiri di reazione e i tiri di morale, ovvero ogni volta che un nemico viene sconfitto si fa un tiro di morale, poi dopo che muore la metà si fa un altro tiro di morale ed eventualmente i nemici scappano. C'è il parlay. Molto spesso non è detto che bisogna combattere per forza. Se magari siete all'interno di un dungeon, ci sono delle guardie stanche che stanno bevendo, hanno meno voglia di voi di combattere. Quindi è molto importante anche usare il cervello e non solo carico e attacco. Carico e attacco è il metodo migliore per morire malissimo e subito. Capito, Roberto? Peccato. Purtroppo il mio elfo segue la via della spada e dell'onore. Madonna. Vabbè, tanto ne ho 5, cioè nel senso, male che vada ne fa 5 anche la prossima settimana, non sono problemi. Inoltre... nello school erano famosi questi mega dungeon. I mega dungeon, come li conosciamo noi adesso, c'è il master che disegna la mappa, piazza i mostri e i giocatori muovono le loro token, le loro pedine all'interno della mappa o comunque sono nel teatro veramente. In questo caso no. Nello school c'è il mappatore o il cartografo, che sarà Riccardo. Che bello. Come vedete c'è qua questo bel foglio quadrettato dove lui andrà a disegnare la mappa man mano che io gliela descriverò.
per acquario, sì, qualcosa di abominevole. Penso perché Riccardo disegna male, anzi, essendo anche un artista, disegna pure disegno bene. Malissimo, è proprio perché il raccontare le cose è fatta apposta. Disegna con la sinistra. Una cosa che ti consiglio, Ricky, metti in alto, scusatemi, una rosa dei venti con nord, sud, est, ovest, così ti do io le indicazioni. Sta già sulla grafica. Ah, bene, perfetto, non ho visto un cazzo. Perfetto, sto guardando voi e non la... Non ci ho messo nord, ma di solito è quello in alto. Vabbè, sì, è l'alto, perfetto. Io ad esempio non faccio tra est e ovest devastante, ma però va bene lo stesso. Detto ciò, l'ambientazione anche è un'ambientazione lievemente diversa. Useremo Dolmenwood, che è l'ambientazione che ha scritto Gavin Norman, che è l'autore di Old School Essentials, un'ambientazione molto particolare. Vi farò un piccolo brief e giocheremo questa avventura. Quindi se volete giocare questa avventura vi spoilerete come dei pazzi, ma è bella lo tanto stesso. Non la finiamo, non la fai vedere? Ma no, ma poi mi invento le cose io, cioè mi inventerò un sacco di robe. Quindi è come con le altre stagioni di Dungeons and Dragons. Sì. Però vogliamo. Ovviamente sono altre cose. Dai. Allora, detto ciò, ragazzi, io farei un'introduzione a Dolmenwood, dopodiché un'introduzione a quello che andiamo a giocare, dopodiché potete introdurre i vostri gruppi di personaggi e iniziamo a giocare tutti quanti assieme. Se per voi va bene. Se invece avete qualcosa da dire, ditelo. O tacete per sempre, no? Dai, parti. Facciamo. Vai. Partiamo. Esiste un manuale dell'ambientazione? Sì, c'è. C'è la domanda, è arrivata la domanda. Io il beta test che sto playtestando, quindi lo playtesteremo anche, ma non esiste ancora. La sera ancora è nervoso, certo. Io Dario vedo la di ucciderti tutti. Ma live. Perfetto. Vai. Benvenuti viaggiatori. La foresta di Dolmenwood si trova nella parte settentrionale del regno, sotto il dominio del ducato di Brackenwall. Sebbene i mortali, con le loro città, torri e cattedrali, ora rivendichino il dominio su questo tratto di bosco intricato, mirature ricoperte di funghi e feti dei paludi, altre potenze dominavano qui nell'antichità e qualcuno direbbe che siano loro i veri padroni del regno. All'interno di Dolmenwood, il magico e l'ultraterreno sono sempre a portata di mano. Cerchi di menhir di pietra incombono i luoghi consacrati a culti pagani di un tempo. Le energie delle linee di lei, che attraversano tutta Dolmenwood, pulsano sotto la terra e sono sfruttate da quelli che ne conoscono i segreti. Portali verso il pericoloso reame fatato permettono il transito tra i mondi per chi è affascinato o predestinato ai signori di Elfolandia. Anche le erbe, le piante e i funghi di Dolmenwood sono cresciuti in maniera strana, assorbendo la magia che infonde nel luogo. Alcuni dicono che le acque siano incantate, altri che anche le pietre e la terra lo siano. Entrate quindi, audaci e temerari avventurieri, nel regno della foresta canuta di Dolmenwood e fate attenzione perché niente qui è come sembra. Signori, questa è Dolmenwood. È un'ambientazione estremamente particolare, può sembrare in una maniera soft di quello che è stato il fantastico torneo degli Amber, per farvi capire, dove letteralmente è come se due mondi fossero uno sopra l'altro e in alcuni casi in questi portali si può andare da un mondo all'altro. L'intera foresta di Dolmenwood, ve la faccio vedere, la vedete su Roll20, è un mondo dove diversi tipi di creature vivono assieme. Gli umani, le bestie senzienti, gli uomini capra, e nel reame fatato invece, che era un tempo dominato dal perfido re Gelo, che era di Elflandia, l'ho tradotto in italiano, so che a molti non piacciono, mi piace tantissimo, la terra degli elfi, questi elfi del gelo, che erano i nemici, diciamo, della razza umana. Vuoi che faccia vedere la mappa di Dolmenwood? Ah sì, volentieri. Con i nostri potenti mezzi. Fai vedere la mappa di Dolmenwood, che è finissima. Certo, ti faccio vedere, ma che ci mancherebbe? Tac. Cioè, tutto Roll20. Wow. C'è un po' di tutto sopra. Allora, la mappa di Dolmenwood, noi saremo esattamente, vedete quell'enorme lago lì nel mezzo, saremo nella parte settentrionale. Ok. E, come vi dicevo, ci sono diversi tipi di creature, solo un regno estremamente, dove la magia è estremamente importante e dove succedono cose estremamente bizzarre. Noi oggi, come vi diremo, giocheremo a Dentro la Quercia. Dentro la Quercia, la classica avventura old school, dove c'è un mega dungeon e dentro c'è il dio e tranelli, morte, distruzione e
la cosa che io amo particolarmente, tantissimi piccoli dettagli e hint di cose estremamente bizzarre, che rendono il gioco un pochettino weirdo, come erano le vecchie avventure del fine anni 70, primi anni 80 di Dungeons & Dragons. Quanto amo l'ambientazione weirdo? Lo so che le ami. Io le amo selvaggiamente. Allora, sì, ragazzi, maghi. Con l'intro alla sessione vera e propria, e dopodiché lascio spazio a voi che ho parlato già fin troppo e dovete essere voi protagonisti. Allora, ragazzi, da tempo immemore, ogni anno si festeggia il Festival della Quercia, una festa dove tutti, nobili e popolani, uomini bestia, umani e popolo fatato, festeggiano assieme, banchettando, ballando e bevendo vicino alla grande quercia grassa, al confine dell'anello stregato. Ogni anno, decine di mercanti, carretti con ogni tipologia di cibo, avventurieri e truffatori, si riuniscono in questo luogo per fare baldoria e guadagnare un po' di soldi e, naturalmente, truffare e raggirare gli ubriachi e gli sprovveduti. Tutto questo fino all'anno scorso, quando proprio durante i festeggiamenti si è aperto un varco nella quercia grassa e nel giro di pochi istanti tutti i partecipanti sono scomparsi. Nessuno sa cosa sia successo realmente, ma gli abitanti della foresta concordano su un'unica cosa. Quella notte, risate di bambini, belati e sinistri rumori striscianti rimbombavano in ogni dove. Svariati avventurieri sono entrati nel corso dell'ultimo anno all'interno della quercia e i pochi che sono riusciti a tornare indietro hanno riportato strane storie riguardo a ciò che hanno visto. Il duca di Brackenwald, a distanza di un anno, ha deciso che nel suo regno non c'è posto per una simile amenità e ha deciso di indire di nuovo la classica festa, rinominandola però la distruzione della quercia grassa. 7 gruppi di avventurieri, di ogni ceto sociale e credo, si sono riuniti per affrontare la sfida. I gualtieri e gualtieri, gli incredibili maghi del restauro, la lega arzilli vecchietti e arraffoni, la lava, un gruppo di vecchi ladri ormai in pensione, gli immagnifici 7, un gruppo di guerrieri ottimisti che sovrastimano clamorosamente le proprie abilità, la congrega dei 7, la 5, guardia privata della meravigliosa Dama Bianca, i 5 nobili fratelli impegnati nel cammino della via della spada e nell'incessante lotta al mare, i gemelli Fetta Villosa, in realtà capitati qua per caso poiché alla ricerca di un membro della loro famiglia smarrita, e l'ordine del gomito alzato, una piccola congrega di frati in cerca del sacro calice. Riusciranno i nostri avventurieri a sopravvivere al terribile dungeon dentro la quercia? Ma certo che sì. Ma certo che no. Non temete. Signori, direi, prima di avventurarti all'interno della quercia, siete all'esterno della, di questa enorme quercia, la vedete, è gigantesca, e vedete che proprio davanti a voi c'è uno squarcio all'incirca largo 90 centimetri, dal quale fuoriesce proprio umidità, e quasi, non so, una pesantezza empia, oserei definire. Vi trovate a nord, quasi a nord del lago Longmer, vicino al Forte Vulgar. Il Forte Vulgar è un avamposto che è stato costruito appunto per cercare di controllare il popolo del nord, essendo un popolo fatato e di animali senzienti, anche per controllare i confini. Il duca di Brackenwald ha messo proprio tutto intorno alla quercia, come succedeva agli anni passati, questi che sono degli approvvigionamenti, dei rifornimenti, quindi voi ogni volta che vorrete potrete uscire per rinfocillarvi, se guadagnerete abbastanza per assumere dei seguaci, nello school i seguaci sono molto importanti, non sono solo carne da macello che mandate avanti, ma sono molto importanti per aiutarvi nelle varie imprese, per cambiare attrezzatura piuttosto che equipaggiamento e via dicendo. Quindi potete entrare e uscire quando volete. Prima di entrare nella quercia vi farò fare dei tiri perché avete sentito tutti quanti delle dicerie per ciò che riguarda questa quercia grassa. Però prima è arrivato il momento di presentare i vostri personaggi. Quindi in ordine, perché vi ho presentato, prego, i gualtieri gualtieri, gli incredibili maghi del restauro. Buonasera, piacere di conoscervi tutti quanti. Io sono un esponente del, cioè, avrete forse visto le nostre ad in giro per il paese, della Gualtieri e Gualtieri, che finalmente siamo 5 fratelli, quindi saremo Gualtieri, Gualtieri e Gualtieri e Gualtieri e Gualtieri.
Io sono Archimondo Quartieri, sono il geometra, noi ci occupiamo di riabilitazione, riqualifica di vecchie strutture fatiscenti, altrimenti note come dungeon, per creare beni di lusso, immobili altrimenti designabili, e quindi siamo sempre interessati alla scoperta di nuove aree, di nuove zone. Io sono stato purtroppo pescato la pagliuzza corta, per così dire, mi occuperò di, come posso dire, assicurarmi dell'agibilità di qualsiasi cosa ci sia al di là di questa quercia. E voi chi siete, le vostre gentili vossignorie, ecco? Se volete posso cominciare io. Sono Brinno degli Immaginifici 7, siamo un gruppo di guerrieri estremamente forti, bravi e sicuri, siamo assolutamente quello che vi serve in questo momento per evitare ogni possibile rischio di morti orribili all'interno di questo spazio, che sicuramente non rappresenterà un problema per le nostre forze e per la nostra grandissima esperienza in termini di combattimento. Nel caso, noi siamo aiutati dalle nostre due divinità Dunning e Kruger, che vegliano su di noi e ci ricordano che siamo sempre i guerrieri più forti di tutti e che fondamentalmente non avete bisogno di altro, siete tranquilli, con noi sarete al sicuro. Prego. Salve, che bei giovanotti, almeno credo. Comunque sì, ecco, noi ai nostri tempi, insomma, eravamo dei gruppi, un gruppetto insomma abbastanza noto, ma un sacco di tempo fa, secondo me non avete sentito parlare. Adesso ecco, ci chiamiamo Lava e siamo la Lega Arzilli, Vecchietti e Raffoni, eravamo dei gran ladri una volta, e niente, alla fine ormai insomma l'età quel che è, un'ultima avventura ci sembrava una bella idea e quindi siamo qua. Ciao. Nicola è già tre festalme comunque. Come stavo 10 minuti e già si vuole ammazzare. Io vado dalla vecchiettina. Mi scusi, signora. Oh, ciao, bel giovanotto. Io dovrei cercare dei funghi arlecchini. Ecco, lei pensa che all'interno di quel grosso albero io possa trovarli, sa? Servono per la zuppa di funghi arlecchini per la mia sorellina che è a casa e ha tanta fame. Funghi arlecchini? Sì. Beh, una volta qua ce n'erano, però sa com'è, non è che esco più tanto. Magari a fortuna, ecco. Allora, sì, voglio entrare nella guerra. Ok. Tranquillo, ragazzo. Ma chi sono? Scusami, non mi sono presentato, il mio nome è Alluce Fettavillosa. Bel nome! Sì, i suoi genitori le volevano molto bene. In realtà i miei genitori sono morti e siamo rimasti io e i miei quattro gemelli a badare alla mia sorellina, che poi Ina, insomma, sorella, che ha molta fame, stiamo cercando del cibo per lei. Che bravo fratellino che è lei. Grazie, la ringrazio. Allora io la seguo, Sì, Alluce, caro Alluce, mi sembra lei una persona molto disturbata, quindi le offro volentieri già una coppa così per prenderla sotto la mia ala protettrice. Io non è ancora il mio turno, non mi presenterò, ma la mia anima, il mio cuore è così generoso che sento e vedo che ha bisogno di aiuto. Io la ringrazio, ma sono un po' giovane per bere, sapete? Bevi che cresci bene, bevi. Non sei mai troppo giovani, meglio iniziare prima, anzi, guardi qua. Sono in servizio, non posso bere, assolutamente non posso. Io un boccettino, ma lo faccio volentieri, il freddo, le vecchie ossa. Ma abbiamo anche un elfo, di nuovo, vedo un elfo, un bravissimo elfo, complimenti elfo, come mai sei qua, elfo, sei qua con noi, elfo, raccontaci elfo. Non sono con voi, sono accanto a voi incidentalmente. Io e i miei quattro fratelli, Sami, Simo, Shido e Kimo, io sono Rio, seguiamo la via della spada e dell'onore. Entreremo in questo albero, porteremo la giustizia e ne usciremo, vivi, portando la nostra spada al fianco. Voi siete solo un intralcio sul mio cammino. Simpatico questo! Un impatto nel senso di barriera architettonica, spero di no, perché l'agibilità per i disabili è una tematica molto forte. Ovviamente.
iniziato la 15 minuti e abbiamo già rotto il mazzo. L'arbitro. Vabbè, io mi unisco al gruppo con una fragorosa risata. Ma che bel gruppo di avventurieri! Non poteva capitarmi un gruppo migliore di voi. Salve, io sono Happy, faccio parte della congrega dei sette, anche se non siamo più sette ormai, siamo cinque. Abbiamo un brutto vizio, entriamo nei dungeon una alla volta, però ci piace così. Questa volta tocca a me, perché andare con i miei amici, se posso andare da solo, con un gruppo favoloso come voi, ci sarà da divertirsi, non vedo l'ora. Ecco, questo è un giovanotto simpatico, no? Come quello là, quello secco, alto, ma vabbè. Bene, dunque, bene, direi di cominciare, no? Di cominciare ad andare, no? Sì, è il momento, direi che è il momento di andare adesso, sì. Sì, sicuramente devo testare le mie abilità. Ma a me ne parlano ora. C'è, a fianco a voi, anche una congrega di frati. Ah, parli di me? Ma io sono perennemente in stato di ebbrezza, perché questo è il nostro credo, per cui noi cerchiamo lo spirito divino nel senso proprio letterale, lo spirito del vino, e questa è la nostra essenza. Noi perennemente viviamo in uno stato di ebbrezza e siamo alla ricerca di una coppa sacra, composta letteralmente, anzi, letteralmente forgiata dalle mani divine con una pietra di ametista. L'ametista protegge dallo stato di ubriachezza e finché non la troveremo manterremo questo nostro stato, per cui vi benedico. Allora, sentite, scusate, io vi dovrò chiedere un piacere perché i miei occhi non sono più quelli di una volta, e quindi ecco, se qualcuno potrebbe darmi un braccio sul quale appoggiarmi così per sicurezza. Posso darti il mio gomito? Oh, grazie. Tanto è già alzato. E la tagli palpo il culo. Oh, scusa, come non ci vedo molto bene. Ma mi verrebbe da dire si attacchi a questo cordone, ma cosa? È troppo volgare. Oh, ma cosa dice? Mi piace questo frate qua. Arrossire una povera vecchietta. Ma siamo già... Ma cosa mi dice che moriamo prima di entrare? Cos'è quella meteora che vedo arrivare sopra? Ma siete dei coglioni! Bravi, non posso dire altro. Bravi, mi avete veramente riempito il cuore di gioia e di risate. Bravi, cazzo. Adesso morite. Tiro salvezza contro morte. Tutti. Allora, siete là davanti, tutti quanti. Ognuno di voi ha sentito delle dicerie in questo luogo. Perché siete venuti in ogni tono... No, ognuno di voi con un gruppo di vostri parenti o compagni avventurieri, perché essendo un luogo abbastanza piccolo e ameno, potete entrare uno alla volta e in caso di smarrimento un altro del vostro gruppo può prendere il vostro posto. Perfetto con la tradizione del nostro gruppo! Perfetto, una roba meravigliosa! Allora adesso a turno mi tirate un D100, mi dite il risultato e io vi leggo la diceria che avete sentito. La diceria può essere vera come falsa, non lo sapete, è una diceria. Okay. Uno di vado io. School, eh? 50. Andato, 50. Allora, Daniel, hai tirato tu? Sì, 50. Allora, 50. Alcuni sopravvissuti, Daniele, padre fra Ialino. È il quarzo Ialino. Noi andiamo nei dungeon per cercare i minerali e trovare la coppa sacra fatta di ametista. Ho già cercato i nomi effettivamente sui vari quarzi e le varie pietre. Fra Ialino, tu hai sentito che alcuni sopravvissuti che sono passati probabilmente verso il tuo monastero hanno riportato che un'armatura animata fatta di puro spirito è celata da qualche parte dentro il dungeon e che solo i più valorosi e onorevoli la possono indossare. È l'armatura del vero guerriero. Tiro io. Vai.
40. 40. 40. Ho detto, ragazzi, ditemeli che sono qua solo vedere 40, 40. Allora, no, non mi interessa. Il mio personaggio non dà ascolto adito alle dicerie. Solo quello che vede davanti a lui è importante. Ma noi vogliamo sapere, no? Lo saprete. Lo metto la realtà sensibile e basta. Prossimo. Quella decisiva. Prossimo. Vado? Vadi. Vado io. 27. No. Ok, perché non c'ho tutto piccolo, non vedo. 27. 27. Quello che hai sentito, o prode nano, è che si narra che una fonte della giovinezza sgorghi all'interno di questo dungeon e che faccia ringiovanire chiunque ne beva le proprie acque. Va bene. Vado io? Vai. Si fa? Vai, faccio io. Vai. 83. Non è bunde. Allora, 83. Aspetta, Lore. Allora, quello che hai sentito, anche tu Fettavillosa, mentre cercavi funghi arlecchini e funghi per dare da cibo alla tua sorellina, è che una creatura di rara bellezza vive all'interno del dungeon, la terribile Lady Brina, la regina dei ghiacci. Già mi piace. Vado io. Vai Lore. 28. Allora, 28. Allora, il dungeon è totalmente interrato, molto umido, fatto totalmente di terra intorno, tutta terra scavata, ma anche delle pareti in pietra. Chiunque lo abbia costruito deve essere il genio dell'architettura. C'ho piacere. Avete tirato prossimo? Tutti? No. Vado. Vado. Vai Danny. Vado io? Ok. Sì. 79. C'è scritto a luce Fettavillosa, ma è sempre lei. Sì. 79. Un antico male fa la guardia a un sacro calice che si dice possa alleviare tutti i mali del mondo. Chi manca? Che non ho capito. C'è una guardia? Non ho capito. All'interno del dungeon, fra Ialino, un antico male fa la guardia a un sacro calice che si dice possa alleviare tutti. Questo mi interessa. Arbitro, ho fatto 92. 92? 92. Un secondo, archipendolo. Archipendolo. Una piccola creatura umanoide è stata vista insieme ad una creatura meravigliosa. Non si capisce bene cosa dice, ma è un grande medico specializzato in podologia. Potremmo fare una clinica privata, il valore dei quartieri incredibilmente. Quindi fondamentalmente Archipendolo vuole fare la gentrification dei dungeon. Ecco. Ma non mi disturba. Allineamento legale catastale. Signori, davanti a voi c'è il duca di Drakenwald. Allora, eroi di questa compagnia! Provate chi a dire adesso come dico. Vi spacco la faccia tutti quanti. Potete tranquillamente adesso appropinquarvi verso l'interno della quercia. Quando avrete sconfitto ogni malvagità, potrete riuscire. E vi nominerò baronetti, baroni, quello che volete. Non c'è nessun tipo di problema. Parola del duca di Brakenwald. Oh. È molto fiero il duca Brakenwald, ha questa parlata particolare, però è un reggente bravo, è un reggente equo, ha unito le bestie senzienti con gli esseri umani, quindi per quanto sia un po' particolare nel modo di parlare, nel modo di vestire, ha una moglie umana e una moglie che è una donna capra. Esistono le donne capra, gli uomini capra, non è
sono nobili, per farvi capire. E quindi ha un'enorme valenza ed è amato da tutti quanti. Voi siete orgogliosi di andare in missione per lui, anche se in realtà ognuno ha i propri interessi. Come vi dicevo, l'ingresso della quercia è questo squarcio largo all'incirca 90 centimetri. Quando vi avvicinate, vedete che c'è della terra, ci sono dei piccoli scalini di legno e è parecchio buio in fondo. Vi ricordo che chi è umano e chi non ha infravisione non vede un cazzo, quindi torce, lanterne. Io non ci vedo un cazzo lo stesso. Allora, io ho infravisione, quindi... Tu vedi, non è scuro, visione, infravisione, ricordati Rob, è che vedi gli spettri di calore alla Predator. Però in realtà vedi perfettamente, ci puoi aggirare all'interno. Se uno ti fa però magari una fiamma di fuoco o qualcosa, tu vieni a cercare. Va bene, mi sistemo... È importante, ragazzi, importante. Come vi muovete? Chi sta davanti, chi sta dietro, chi disegna la mappa? Ricordatevi che dopo, se vorrete muovervi, dovrete basarvi sulla mappa che verrà disegnata dal cartografo. Se la mappa è disegnata male... Andava affondando il cartografo. Io sto ultimo. Ultimo. Io apro la strada. Io ovviamente sto davanti a lei, giovanotto. Io sto davanti al frate. Sto davanti, essendo il più forte qua, devo stare davanti anche io. Starò davanti insieme a Rio, ci mancherebbe, non è forte quanto lui, ma sicuramente è molto forte. Però andiamo, sistema davanti, noi sì, assolutamente davanti. Io devo trovare una giusta via di mezzo tra la prelazione che mi aspetta dal mandato di analisi e la necessità che ho di condurre i miei affari in tranquillità e dunque necessità di protezione. Quindi, stando all'articolo numero 14 del codice, il burmasco dovrei stare proprio al centro del... Chiamiamolo panino, va. Vedete, ci abbiamo Fulvio. Il social. Allora, ragazzi, io, se non le dispiace, signora, mi metto davanti a lei, così le faccio strada. Sì, sì, no, va bene, mi sono sempre piaciuti i panini. No, non c'entra niente, scusi, una povera vecchia. Quindi c'è Fraialino dietro, sì. Davanti a Vecchia, poi c'è il membro della lava Cataratta, poi c'è Alluce, davanti ci sono Roy e il Guerriero, sì, Brinno e Rio. Brinno e Rio, perfetto, e Archipendolo, è Arcipendolo o Archipendolo? Archipendolo, dove c'è? Subito dopo il signor Fettavilosa qui. Ok. Cioè, davanti a me. Davanti dove tiene la torcia? Dietro di me la tiene il Guerriero. La tengo io. Perfetto. Sappi che se hai un'arma a due mani non puoi usarla. Allora no, io ho una spada a due mani, non posso usare la torcia. Ragazzi, io posso appendere la mia lanterna alla G del mio scettro, che è il logo dell'azienda, che è G&G. Posso appendere la lanterna allo scettro. Scusate, cara Archipendolo, che se dopo colpisci col bastone, pare che non puoi usare il bastone, puoi usare solo un pugnaletto. Però tu puoi portare effettivamente la lanterna, illumini, essendo nel mezzo, illumini un po' tutto quanto. Va bene. Vai. E quindi allora, Happy cartografo. Sì, dica. Trovate in questa stanza? Non ho capito. Entrata all'interno della quercia, sì. Inizia a disegnare dall'angolo in basso a sinistra. No, che palle. Sì. Vi trovate in questa basso a sinistra? Sì, dica. Oh, grazie. No, magari ti interrompevo sul babbo. Vi trovate in questa stanza, in questa all'interno della quercia, appena entrati. Innanzitutto sentite un'enorme umidità. Sento un odore di legno bagnato. Per terra ci sono impronte confuse di stivali e zoccoli. Le pareti è di terra, cioè state entrate un attimino sotto proprio dentro la quercia e c'è questa stanza, vi trovate in questo spazio, che è largo 3 metri per 2, di forma
scusami, no, 3 metri per 2, 6 metri per 4, un quadretto è un metro e mezzo, Ricky, così almeno. Ok. 6 metri per 4, tu con un corridoio lungo 6 metri e largo un metro e mezzo che parte da nord-est. Sì. Non ci capisco un cazzo, si può parlare in quadretti? Lungo 2 quadretti, lungo 3 quadretti. Va bene, te lo faccio così. Allora c'è un quadretto, c'è una stanza, 3 quadretti per 2 rotondeggiante, con che palle, ma... Io già mi sono rotto il cazzo. Sei il cartografo, guarda che la vita di tutti i tuoi compagni dipende da te. Va bene. Poi, ma perché la mamma non l'ha chiesto? E poi fai nord-est, nord-est, va avanti di 4 quadretti, sì, dopodiché c'è un enorme incrocio. Suona male già questo disegno, devo dire. Puoi andare a destra o a sinistra. Che bello. Vi trovate lì dell'incrocio. Per terra, quello che vedete, innanzitutto è... questi vermi ovunque, sono vermi ovunque, una roba disgustosa, è abbastanza basso, è alto 1,80 m. Vedete che per terra c'è un vecchio guanto di pelle. Da donna o da uomo? È da un unisex. Unisex, perfetto, un guanto di pelle unisex. È un guanto piccolo o grande? Perché un guanto piccolo è più probabilmente per una donna o per un qualche... No, 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 è un guanto normale. Un halfling, un kobold. Ha una radice. E c'è questo guanto. Vabbè, okay. Scruto lungo i due corridoi cercando di vedere se ci stanno creature nell'ombra. Allora, nei corridoi tu vedi che verso nord, Happy, verso nord c'è un corridoio molto lungo, che fa quasi una curva, che prosegue per almeno un 7-8 quadretti. Ma non si apriva a destra e a sinistra? Vabbè. A destra e a sinistra, esatto, a destra e a sinistra. C'è un corridoio che va sia a destra e a sinistra. Curvando. Esatto, curvando che va verso nord. A sinistra e verso est a destra. Ma esatto. Io faccio così, me frega un cazzo. Allora, scusi, giovanotto altezzoso, prima di andare avanti, sa, ho un po' di esperienza. Secondo me bisognerebbe controllare se ci sono trappole, magari, non crede? Io penso che bisogna prendere il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole. Vabbè, io parlo, non mi sente questo, è presupposto. Va avanti l'elfo, se ci sono delle trappole, allora, lui con gioia ce le scopre. Avanti, è un vicolo cieco, c'è avanti, non è che puoi entrare, puoi chiuderlo a destra e a sinistra, il corridoio, diciamo. Puoi andare o a destra o a sinistra. A sinistra vedi che prosegue verso nord, non riesci a capire quanto, perché è estremamente scuro. E c'è una specie di fruscio distante, non riuscite a capire se è acqua o vento, è un fruscio. Mentre a est è all'incirca lungo, è 2 quadretti e mezzo, e vedete che c'è una debole luminescenza verde e del calore. Allora Nicola, io con la punta della spada faccio cadere, raccolgo il guanto. Quando raccogli il guanto... È un guanto sinistro, è un guanto di pelle, di cuoio, neanche troppo consunto, ma vedi che c'è una scritta incisa su una grossa radice lì vicino che dice Regno di Nolli. Regno di Nolli. Ci dice niente sta parola? Assolutamente nulla al momento. Se vuoi fammi un tiro di intelligenza, se ti ricordo. Ha scritto qualcosa. Nolli così, semplice. Okay. Nolli con Epsilon. Ci provo. Vai. È un D20, no? Sì, un D20, tirare sotto. Ho tirato un D100, scusate. Aspetta che tiro il D20. 18, no, 16, niente. Non ti dice nulla. Un nome anche strano per te, Nolli. Non riesci a capire che cosa possa essere. Un D20 pure io, sbaglio. Tirate, se volete. Vabbè, tiriamo. No. Tiro anch'io che sono lì accanto a lui. 5, direi che l'ho passato. Nei tuoi periodi di allenamento con i tuoi fratelli, forse di no, li avevi sentito come una gnoma combattente. Ah sì, la leggendaria gnoma combattente noi. Veniva chiamata la regina del ceppo.
non si ride, si chiama... È difficile non ride. Lei è che la trava il ceppo. E basta, su. Ho stato a posto. Ma com'era questo ceppo? No, vabbè, niente. Allora, ma non, non metto The Gobbis, non metto in discussione il fatto che sia in originale così. Arbitro. Sono pur sempre un pischello cresciuto in periferia. Io mi avvicino al nano Happy, Pircio, la mappa che sta disegnando, e gli faccio: è corretta la millesimazione? Ah, perfetto. Perché qui, se caso dovessimo fare un condominio, è importante per la suddivisione, che è già un casino con tutta questa umidità, ti raccomando. Stai tranquillo che io sono a piede proprio favore. A destra hai detto che c'è una luminescenza? Allora sì, a sinistra c'è l'oscurità, a destra c'è una luminescenza, e vedete esattamente dove il vostro compagno ha appena finito di dipingere, scusate, di disegnare la mappa, che ci sono come dei rampicanti che occupano all'incirca tre quadretti. Ecco i rampicanti. Sono delle radici che però sono, non sono, cioè, spostandole un po' ci si può attraversarle. E da dietro questi rampicanti c'è la luce. Vedete che c'è, riesce a capire se qualcuno si apposta per vedere, che c'è il corridoio che prosegue per all'incirca un altri 2-3 metri, e poi c'è un altro sbarco che si allarga, in cui c'è una luminescenza quasi giallo, scusatemi, verde fosforescente, come verde neon, da cui arriva anche un piacevole tepore. Ogni cosa di verde nelle storie è sempre legata a morti, robe del genere, sono varie... emanazioni, comunque gas, funghi, non è velenoso, cioè è solo un colore verde, non, e noi siamo tutti vestiti di verde, che coincidenza, vestiti di verde. Che cosa bello. Volete fare? Allora io mi abbasso per terra e appoggio l'orecchio sul terreno per sentire, per cercare di sentire qualcosa. Infatti. Allora, tu appoggiando avvicinandosi tanto al terreno sabbioso, allora innanzitutto quello che ti accorgi è che ci sono delle impronte confuse, sia di stivali che di zoccoli. Riesci a capire, perché guardando per terra, che probabilmente quella luminescenza è data da del muschio, perché vedi che anche queste radici per terra, che arrivano fino al suolo, sono coperte di muschio. E sono comunque piene di vermi, cioè è un terreno molto ricco. Ti abbassi per terra, fammi un tiro in saggezza, per favore, cataratta. Yes. E mette la faccia nei vermi non è una buona idea? Giovanotto, sapessi cosa ho fatto io ai miei tempi, altro che vermi. Non ne dubito, signora, non ne dubito. 100 di 20. Ah no, scusate. 16. Non di 20 adesso, non riesco a capire. Sì, sì, 16. Un attimo. Sì. Ok, no, non l'ho passato di poco. Quanto hai fatto? Fatto 16 su 10. Non, quello che senti tu non senti rumori particolari, però senti come un enorme vociare, tante, tante voci come se parlassero all'unisono. Abbiamo ospiti. Non sia adesso, gli offriamo anche qualcosa. Magari guadagniamo qualche soldino. Sì. Possiamo dargli informazioni. No. Tante voci, come se fossero tante voci che parlano assieme. Okay. Ma le sente che arrivano, cioè, arrivano, la fonte di questa. Come se arrivassero dal basso, dall'alto, è come se arrivassero proprio dal muro, ma sono voci gentili, come se la fosse la natura stessa a parlare. Sono i vermi. Ok, bello. Riferisco. Allora, miei cari compagni, di sicuro non siamo soli, ecco, qua dentro. Ho sentito veramente un sacco di voci diverse. Però se può consolare, non sembravano ostili, anche se chi può mai saperlo. Spero che non sia gente che sta qui da troppo tempo, potrebbe avvalersi dell'usucapione. Ora sono casini, che ci stanno invalidi o donne incinte, è un casino per cacciarli poi. Capisco. È questo che le è venuto in mente. Avete sempre questi rampicanti, queste radici che
vi ostacolano un po' il cammino. Che cosa fate? Io, visto che comunque le radici sempre buone nello stufato, io comincio a tagliarne un po' via e metterle nel mio cestello. Cioè, quindi passi oltre noi e vai verso le radici? Sì, 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 perché c'è del cibo, quindi... Giusto. Oh. Quindi tu provi a passare le radici? Sono rampicanti le radici, non ho capito. Sono queste radici che ti offrono tutto... Cioè, tu davanti a te sei bloccato. Sì. Tu però sei molto piccolo. Io sono davanti molto piccolo. Sì. Davanti a te quello che vedi sono appunto queste radici davanti. Devi per forza toccarle o passarci attraverso se ci vuoi passare. Che cosa no, io voglio cominciare a tagliarne un po', perché tipo magari sono tipo carote. Sono tipo carote? No, non sono carote, sono radici. Non so che cazzo te mangi tu. Carote sono radici, intanto. Mangiano tutto, vero. Ok, tu prendi la tua spadina, le tagli, nell'esatto momento in cui ne tagli due, senti, inizia a muoversi tutto il tunnel. Sento un brontolio proprio importante. Voi iniziate a traballare tutti. Ah, non è stata una bella idea. Però, pochi istanti, ritorna tutto normale. Cioè, come se fossimo all'interno di un budello, di un intestino. Però, effettivamente è terra ed è del legno, delle radici di legno che sono state tagliate. Però in cui sono state tagliate, è sentito questo brontolio terribile e il tunnel si è scosso facendo cadere anche un po' di terra. Vi ricordo che erano molto alto, è 1,80 m ed signori, è terra di sabbia per terra. Non si scherza, io soffro di gastriti perché continuo a bere, quindi i villi intestinali, tutte queste robe qui, se li risvegliamo potrebbero diventare ostili. Sì, poi... Giovanotto. Primo, le piante non sono radici ma sono una pianta. Secondo, sono le radici dell'albero sopra di noi, noi siamo nelle viscere dell'albero stesso, quindi se l'albero è senziente o comunque in qualche misura c'è una forma di vita, se le colpiamo questo c'è si rivolta contro. Però è tutto il tunnel che si muove, no? Cioè, sì, non è solo l'albero. Siamo proprio nelle viscere dell'albero fino a che non lo abbandoniamo. L'esperienza è interessante. Sono dure, cioè potete spostarle se volete passarci attraverso. Nicola, come le va un dubbio? Punzecchio una parete? Non succede nulla, è terra. Proprio la punzecchia entra la lama nella terra. Non succede niente. Queste sono le radici dell'albero. Ok, mi rivolgo a Fetta Villosa. Scusa, Giovanotto, se è proprio infame, guarda, ho un po' di biscottini, però ecco, lasciale stare quelle radici, sì? Ringrazio. Senti, mi faccio... I biscottini vanno col Vinsanto, anche proprio ragione, ce l'avrebbe un altro goccino di quella così. Prego, prego, prego. Aspetta, che non è... Cataratta, ciao Cataratta, prego, prego. Sì, sì, grazie, Giovanotto. Master arbitro, io mi faccio avanti e scostando le radici dico agli altri, dai su, non ho mai visto un gruppo di avventurieri farsi tanti problemi per delle stupide radici. Le bravo, così si fa. Tu passi nel mezzo, quando stai nel mezzo, tiro salvezza su destrezza. E dai! No, funziona, come deve fare? Me lo spieghi che... Tu vedi tutti questi radici che iniziano tutte ad accarezzarti, una ti entra nel naso, nelle orecchie, in maniera un po' suadente, finché senti come che si è avvolto intorno a qualcosa. Ho visto abbastanza hentai. Esatto. Non sapete dove va a finire. Fammi un tiro su destrezza. Guarda, ti do un bonus di... -2 perché sei stato quello che ha preso l'iniziativa e è andato avanti. Perciò secco su destrezza? Secco su destrezza, far sotto. Quanto hai in destrezza? 11. -2, quindi vuol dire che tu al tuo tiro sottrai 2 perché devi fare -11. Vai, tira. Credi nei dadi, Happy! Io non vedo i risultati. Te dico io, tranquillo. Voi. Non hai tirato? 20. Ecco, grazie. Malissimo. Allora, guarda i tuoi oggetti. Dimmi i tuoi oggetti. Me li hai dati tu. Beh, una bellissima corazza, uno scudo e un'ascia. Perfetto. E un piccone, perché un nano non entra in mariniera. Vedi che uno delle radici sta per tirarti via il piccone. Vedi che entra dentro la terra. Puoi fare un altro tiro destrezza subito. Senza bonus, senza nulla. 13. Dicono,
13. Niente, perché vai per prendere il tuo piccone, ma il tuo piccone scompare all'interno della, di questa parete di terra. Ti arriva uno schiaffetto sul culo da parte delle radici e ti ritrovi dall'altra parte. Ma hai fatto circa 2 metri dalle radici, quindi e davanti a te è un piccolo corridoio di altri 2 quadretti, diciamo così. E si apre una stanza, la vedi, rotonda, di 2 metri per 3, con un corridoio a nord e un altro che prosegue a dritto, totalmente ricoperta di questo muschio verde fosforescente. Ok, io mi giro verso gli altri che stanno ancora dall'altra parte delle radici. Sì. E dico, le radici rubano, ma sono molto carine e gentili, simpatiche. Io vorrei fare non una... è che rubano, è che devi essere più veloce. Tantissime voci all'unisono, ti guardi intorno, vedi che da tutto il muschio verde compaiono centinaia di facce. Di ogni tipo. Sono i volti del profondo, sono vecchi bacucchi, giovani, bambini, ragazzi affascinanti, tutto di questo muschio verde brillante che copre i volti e tutti quanti che si muovono nella stessa maniera, quando uno sorride sorridono tutti, quando uno sbatte gli occhi sbattono gli occhi tutti quanti. Cosa succede? Chi ha parlato? Questi. Io vorrei fare una cosa, perché lo vedete. Approfittando del fatto che ho visto tutta la scena, mi piacerebbe provare, visto che ritengo che siano così intuitivamente tutte legate, cioè un'unica creatura formata poi da più punti di vista differenti, intingere dentro il calice le radici, cioè nel senso provare a vedere se succhiano dal mio vino. Mancava l'albero briaco. Tu prendi delle radici, rilassarle in maniera molto gentile, gli porgi il tuo calice. La tua coppa di vino, le radici e vedete, ti guardano, uno di loro tipo ti accarezza con la radice, ruttino, e ti lascia passare. Oh, grazie, vedi? E lascia passare anche gli altri? Cioè, passi tu, si richiude. Anche tu ti ritrovi vicino a Happy in questa stanza rotonda piena di luci verdi. Oh, che bello. Frate. Che calice. Che informazioni potevano dare per quel calice. Informazioni meravigliose. Ciao. Tutte quante all'unisono. Voi che siete dall'altra parte, che cosa fate? Prendo la rincorsa e mi ci lancio attraverso. Prendi la rincorsa? Rio inizia a prendere la rincorsa, si butta nel mezzo con la sua velocità elfica. Fammi un tiro su destrezza. Arriva. Aspetta che... Ok. Sei passato. Con estrema agilità, anche magari ruotando, accarezzando anche una di queste radici, perché comunque... sei un uomo d'onore, non uccidi ciò che non ti può fare del male. Arrivi dall'altra parte e senti anche tu queste voci che ti guardano. Elfo, spada, soldi. Sotto i nostri piedi c'è il muschio. Bergamo, se. Sotto i nostri piedi, se tu ti guardi per terra, fra Ialino, tu vedi che il pavimento è sabbioso. Ci sono delle impronte inconfuse di stivali e zoccoli. Il soffitto è più alto, è inarcato, ed è alto all'incirca 2,5 metri. L'ambiente è umido, è caldo, è pieno di vapore, probabilmente questo muschio, non è un vapore velenoso, stranamente. A nord, dal corridoio a nord, senti provenire innanzitutto vedi che è illuminato probabilmente con delle torce o con qualcosa. Vedi che il corridoio è fatto poi in pietra, inizia a essere in pietra perfettamente costruita e levigata, e c'è un buonissimo odore di biscotti che arriva da nord. Da est invece c'è una brezza fresca, ma c'è un terribile e nauseante odore di ammoniaca. Cos'è l'ammoniaca? Quando ti fai la pipì addosso.
Ecco. Grazie. Ah, oh, presente. Bene. Ottimo. Io, insomma, ho visto più o meno che cosa è successo. Allora, tiro fuori un po' di pietre, quelle che ho nel mio equipaggiamento. Sì. E inizio, appunto, le tengo in mano, cioè faccio tipo un paio di calcoli a caso, completamente, perché sono cieca come un pipistrello, e comincio a tirarne prima una da una parte verso le radici, e quando vedo che si spostano perché sentono appunto l'impatto con la pietruzza, vado dalla parte opposta e cerco di continuare così per il corridoio. Quindi tu vai con le pietre? Sì, cioè nel senso le lancio... Per distrarre, semplicemente distrarle, farle andare da magari da un'altra parte e io passo nel varco. Perfetto, essendo tu una vecchia, tutta in carta pecorita, non sei velocissima, quindi le lanci da una parte, fammi un tiro. Però sono molto curva. Esatto, fammi un tiro di destrezza con un umidificatore anche tu di meno 2. Ok. Okay. 7. Beh, 7. Ohia. Fai 5, cioè cataratta, tu lanci le pietre, effettivamente colpisci, vedi che non si prendono neanche cura di te, ti muovi talmente lentamente, hai l'odore di morte addosso, perché sei talmente vecchia che l'albero non ti riconosce come creatura in vita. Che, sì, ma putrefaction numero 5. Ti sposti di un lato e inizi a muoverti abbastanza agilmente, raggiungendo i tuoi compagni e vedendo che c'è un vermiciattolo abbastanza grande che si sta strusciando il muso sul tuo piede. Probabilmente si è affezionato a te, come vedo che sia un cadavere e si è affezionato. Quindi è sotto termone vicino a te. E anche tu, quando arrivi, vedi che tutti quanti, tutte queste facce iniziano a guardare, e la voce principale deriva da una che è un vecchio bacucco, questa testa di un vecchio bacucco fatto di musco, lui fa, messia, che bella donna che è arrivata, è bellissima, e tutti quanti all'unisono, è bellissima. Oh, ma lei la vuole proprio lusingare questa vecchia ragazza, dammi che soldi, carino. Dammi soldi. Io offro, avendo un otre di acqua comunque, immagino che siano piante, offro il mio l'otre di acqua per passare senza problemi. Tu inizi a offrire l'acqua, vedi che loro l'assaggiano e dopodiché con un colpo ti ribaltano l'otre per terra. Pezzi non hanno gradito l'otre. Vabbè. Di là ci siete. Brinno, Fetta Villosa e Archipendolo. No, io non sono... Ah, sì, siamo rimasti. Sì, e sì. Rio? Io? Sì, senti Rio, c'è Lore. No, c'è anche Rio là, sì, dire io che cosa stavo per fare. No, Rio è andato già di là. No, è già passato. Ah, ok, sì. Con una gestità incredibile. Io prendo una delle radici che ho tagliato. E io sono abbastanza piccolo per passare sotto, oppure... Tu sei molto piccolo, cioè riesci a essere molto agile per passare tu. Ok, io però prendo una delle radici che ho tagliato, la metto sopra la testa e corro e cerco di fare in modo che se mi prendono qualcosa sia la loro radice quella che gli appartiene. Tu sei talmente ti fingi piccolo, radice. Sei talmente piccolo e ti tramuti in radice che passi sotto. Però, Fetta Villosa, se vuoi passare senza problemi, ruola come ruolerebbe una radice. Sembra che tu debba andare Mazzà. Un sacco in bagno. A me sembra un tentacolo, perdonate. Dopo questa ultima performance da radice... Dove vai? Dove va? Aspetta, è scomparso un attimo. Ma infatti secondo me doveva andare in bagno. No, aspetta, ho preso una prop. Esatto. dei rumori in cucina. Eccomi. Ancora più. Spero sia carota. Spero sia carota. C'è una carota di fianco al computer. No, è corso in cucina. Ah, ok. Non posso da nessuna parte. Io mi sono mimetizzato. Sei diventato una radice perfetta. Passi dall'altra parte e devi stare attento perché le facce cercano di mangiarti, talmente perfetta radice che sei. Rimangono il guerriero e il mago dall'altra parte. Archipendolo. Scusate, Archipendolo e Brinno sono dall'altra parte. Io prima ho sentito parlare di soldi. Se butto una moneta d'oro e provo a passare,
I soldi le parlavano le facce sulle soldi. Puoi lanciare una moneta d'oro. Quante monete d'oro hai? 3 monete d'oro. Quindi ne posso lanciare una e cominciare a correre poi. Tu nel momento in cui lanci una moneta d'oro, la lanci per terra dall'altra parte, rotola. La vedete voi vicino ai vostri piedi, che dall'altra parte. Le radici sopra di te si aprono a mo' di tenda. Vedi, vedi. Immediatamente sento una voce altisonante, tutte le facce iniziano a parlare in simultanea. Orsù, fate largo al nostro prossimo cliente che probabilmente è in cerca di preziosissime informazioni su questo dungeon. Su, su, su via, fate spazio, prego, prego. E vedi che tutte le facce ti guardano in maniera molto seria. Sono aperte adesso. Sì, quindi passo tranquillamente nel mezzo e chiedo... Allora, a questo punto, visto che mi danno informazioni, vorrei chiedere a queste facce, gentilissime facce, grazie mille facce, vorrei sapere sortesemente se ci possono dare delle informazioni, per esempio dove si dovrebbe trovare questa bellissima armatura di cui parlate tanto, che mi sembrava molto interessante. Cioè, io sono già fortissimo, però magari avere un'armatura poteva essere una cosa molto buona. Ecco, grazie cortesemente. Non ho capito una parola di quello che mi hai detto, umano, perché parlavi troppo velocemente e ti ritrovo fin troppo noioso. Facciamo così, porgi dei soldi all'interno delle radici alle tue spalle e io deciderò che informazione darti. Beh, ho già tirato la moneta, no? Servono 5 monete per un'informazione. Non ne ho 5 monete, amici miei, non ho 5 monete, mi spiace. Allora non vi darò neanche un'informazione. Neanche un fiorino? No. Ma la moneta è cascata per terra di là? Semplicemente? La moneta è stata assorbita. Ah, ok, perfetto. Avidi. Prova a passare? Però mi sembravano interessati alla vecchia, no? In che senso? No, nel senso... Prendo la vecchia! Non c'è modo di corromperli attraverso cataratta? Sta a voi, ragazzi. Potete fare quello cataratta. Che cataratta! Devo provare a passare anch'io. Fatti valere, avevano fatto degli apprezzamenti su di te, non fai puoi adesso usare il tuo charme. Ci posso provare il mio charme? Sì, beh, ai miei tempi effettivamente ero un bel pezzo di figliola. Sì, cosa vuol dire? Scusi, signore, lei che era stato così gentile prima. Oh! Bella vecchia mummia, mi piace. Bella vecchia, così quando vedo che ti cadono pezzi di carne per terra, bella sei proprio. Mi piaci, sei come me, sono qua da millenni. Anche tu, quanti anni avrai? 18.000, visto come sei ridotta. Mese più, mese meno. Cosa vuoi sapere, bella mummiazza? Chiedili del calice. L'armatura. Beh, effettivamente io ho sentito una diceria su questo posto. In realtà, ecco, vorrei farle due domande, se è possibile. Poi, insomma, vede lei se mi vuol rispondere oppure no. Ve lo accarezzo un pochino. Dimmi, babbo, cazza! bella con quelle belle rughe, non capisco se sono rughe o decomposizione. Bella, babbo, cazza! Grazie. Ho sentito che in questo posto ci potrebbe essere un bel bicchierino, un calice, una coppa, insomma, molto che starebbe benissimo col mio servizio di porcellana. E quindi niente, volevo sapere se era qua. La vecchia è interessata a diventare ricca piuttosto che a portare giustizia in questo luogo di ingiustizia. Non ti preoccupare, vedi quanto mi sotto io, poi ne parliamo. Sì, mi piace sentirti parlare, mummiazza maledetta. Ho deciso che informazioni ti darò, importantissima. Di 10. 5. L'ogre cornuto, mia bella mummia, possiede un tesoro del quale non comprende il valore. Bella matutazza, dammi la dentiera. Quelli sono ancora tutti miei, sono gli occhi che non vanno più tanto bene. Se vuoi ti do un paio di ciglia, tanto quelle si staccano da sole. Le vuoi un po' di ciglia? Queste una volta erano belle lunghe. Darmi la tua ciglia?
Sì. Dammi la tua ciglia. Bella ciglia dell'amore. E scusi, un'altra domandina così, questo è giusto per, ecco, pur parler. Io una volta avevo questo vecchio amico, era un uomo capra, si chiamava Bormini, e non è che per caso è passato di qua, perché non, è da un po' che non lo vedo, l'ultima volta era venuta qua a una festa, però... Sì, ma certo, bella vecchiaccia magliarda. Se tu vai a nord, vedi che c'è qua dietro è letteralmente, tesoro mio, pieno di merda, letteralmente. Invece se tu vai qua a destra, dove questo viene questo buon profumo, è proprio qua che c'è il piccolo B&B degli uomini capra, magari è qua il tuo amico. Ah, ma quanto è stato gentile! Ma no, cosa meraviglio! Ci manderò anche le mie amiche e i miei amici. Sono vecchi? Voglia! Io sono la più giovane. Il B&B è a nord, eh? Non ho capito, Nico. No, è a destra. Adesso, a nord. No, nord è pieno di merda, ha detto. A destra, dove c'è il profumo. No, è così, capisco un cazzo. A destra, sì, c'è un corridoio che voi non lo vedete perché è un po' coperto da anche queste teste. Doveste spaccare il muschio e da qui proviene un enorme odore di ammoniaca. Mago, tu che sei intelligente, con un po' di intelligenza, mi faccia un tiro di intelligenza. Uno. Archipendolo, tu già capisci che effettivamente se la parola ha detto merda o escrementi, lo associ subito al guano dei pipistrelli, dall'intenso odore di ammoniaca, causa dei composti chimici all'interno man mano che fermenta, e c'è questa probabilità che ci sia veramente pieno di merda, sentendo l'umidità, magari c'è una grotta o un qualcosa. Ragazzi, effettivamente si tratta di guano, come mi sembra di capire. Ci sono due cattive notizie e una buona notizia. La prima cattiva notizia è che il guano è altamente tossico, quindi questa parte del dungeon mi risulta immediatamente inagibile al pubblico. La seconda cattiva notizia è che questo guano deve aver prodotto qualcosa. La buona notizia è che il guano è altamente infiammabile e anche in grandi quantità potrebbe risultare addirittura esplosivo. Ma quando è passato archivendolo? No, io sto mai destrillato perché a me io non ho passato. No, è aperto. Una volta che l'ho aperto io. Si è aperto. Cioè, sono l'unico che è stato importunato un'altra volta da una pianta. Allora, scusa, Nicola. Ti ci sei un po' buttato, però. Scusami, Nicola, se si era aperto io passo e passando metto nelle bocche e nelle facce il mio biglietto da visita della quartiere Guardiani. Nell'esatto momento in cui tu lo tocchi, gli metti il biglietto da visita, le facce scompaiono tutte quante, immediatamente. Questa la prendiamo come una recensione piuttosto negativa del nostro servizio. Verrei contattati da mio fratello maggiore, Julius Qualtieri, con una liberatoria per far parte di questo paese del nostro sondaggio aziendale. Grazie, grazie mille. A nord, quello che vedete, okay, c'è questo corridoio in pietra molto ben fatto, lungo 7 quadretti che va curvando. Considera, Ricky, che è come se andasse a spirale man mano che ti riscrive adesso le cose. I 7 quadretti lievemente curvi. Che bello. Lievemente, perché però, di andare verso il guano o verso nord? Verso est o verso nord? No. La faccia mi aveva detto che nell'altra direzione, dove c'era quel profumo, c'era il B&B degli uomini capra, giusto? Sì, esatto. Esatto. Il guano, noi ci hanno detto che c'è, sentiamo l'odore, ma non è che lo vediamo, non è vicino. No, perché davanti a voi c'è questo strato di muschio, come se fosse la vegetazione che col tempo è andata a coprire un passaggio. Lo vedete perché con l'illuminazione delle torce vedete che dietro è cavo, però sentite effettivamente l'odore... Poi vediamo lì a che fastidiosa. È terribile come odore, più misto l'umidità, c'è un enorme caldo qua dentro, anche dovuto appunto all'umidità e al vapore di queste volte da profondità. È fastidioso. Questo odore
devastante. Da nord invece un buonissimo odore come di pasticceria, di biscotti appena sfornati. Volevo solo rivolgermi ai più combattenti tra noi. Mi sento di dare un suggerimento, perché se qualcuno di voi come me ha delle lanterne, ecco, raccogliendo il guano e rimaneggiando leggermente, ecco, l'oggetto, si possono addirittura ricavare delle granate, perché scoppia il guano. Interessante, ma interessante. In che modo va a recuperare? E questo non lo so, ragazzi, io ho fornito la perizia, sta qui tutto nel preventivo, qualcuno di voi si faccia venire con me. Io mi metto in ginocchio perché ho una specie di illuminazione che riguarda un futuro di un mondo parallelo dove i pipistrelli, guano, cose, cioè mi ricordano, cioè mi fanno venire in mente una pandemia, una roba, quindi cioè, sento con tutto me stesso di non dover andare da quella parte. Non c'è problema, ragazzo mio, ci mettiamo in mascherine, tranquilli, andiamo. Allora io essendo incapace di provare la paura e amando le cose che esplodono e che fanno rumore e che possono comunque essere adeguate al mio valore, vado dritto e sicuro verso l'ammoniaca. Se tu vai verso la merda. Viva la merda. Viva la merda. Dicendo, ah, è bello, granata, esplosione, mi piace. E vado. Comunque, l'identità di un uomo non si capisce dal fatto che... Hai la torcia, no, tu in mano? No, perché io ho la spada a due mani. Se non hai la torcia, non vedi niente. Allora cioè, non posso avventurarmi. Vabbè, però archipendolo sì, prendo archipendolo, lo prendo e ti dico, grande archipendolo, venga con me, andiamo insieme a vedere sto guano, e lo porto, dico di trascinarlo verso la pozza. Ti fai portare, archipendolo? Sì, ma tengo la lanterna con le mani, perché se si apre la fiammella tocca il gas del guano, è finita. Allora, voi passate attraverso... Nicola, comunque vado avanti io con scura visione, con... Perfetto, allora tu vai avanti. Un nobile amico, grazie. Davanti a te, appena superate i volti. A qualche metro, in maniera che non siamo attaccati. I volti di radice, vedete che si apre un'enorme caverna, lunga sarà una cinquantina di quadretti, a forma triangolare, come se fosse un enorme cono. Scusatemi, un enorme cono. Dove appena entrate avete il guano fino alle ginocchia. Per muovervi dovete fare ogni volta dei tiri per evitare, archipendolo, che cada la torcia all'interno del guano. Allora, mio nerborudo amico e mio altro amico dalle orecchie pizzute, basta che voi raccogliete un pochino di questa sostanza e poi andiamo molto serenamente, molto con una pala. Con una pala potreste camminare senza problemi. Voi non avete la pala, essendo un cono. Io ho una spada a due mani, posso usarla per arcipendolo. Sei sicuro che il guano brucia? Il guano è pieno di gas, altrimenti noto come gas esilarante, brucia con una fiammella azzurra e in grandi quantità potrebbe esplodere. Quindi, se gettiamo una torcia, se ci facciamo indietro, gettiamo una torcia e facciamo bruciare tutto il guano. Scoppia tutto. Che scoppia letteralmente tutto. Io avrei un'idea. Chi va? La mia fionda. Io ho la fionda. Metto l'acciarino vicino al guano. Sembra e mi allontano parecchio. E tiro. Aspetta. Che cazzo fai? Vado a prendere la fionda, aspettate. Beh, noi vedendo questa cosa... Allora, intanto, Riccardo, ti descrivo come è fatto qua. Subito dopo le facce del profondo... No, è più stretto e lungo, è molto più stretto. È tipo il tuo. Sì, esatto. E va fino alla fine del foglio, praticamente. Stretto, dove inizia molto stretto, largo 1,50 m, e finisce che sono... Guarda, ti conto. 8 quadretti alla fine, largo, la parte finale larga, quindi parte da 1 arriva a 8 quadretti ed è lungo parecchio, quasi tutto il foglio, anche di più forse. Io quello che suggerivo è che se noi togliamo l'olio dalle nostre lanterne e mettiamo il guano, otteniamo innanzitutto delle lanterne azzurrine scicchissime, ma se poi le lanterne noi le tiriamo e facciamo infrangere il serbatoio, diventano delle piccole granate. Poi inoltre, Happy, dopo all'incirca 3 quadretti dall'uscita delle maschere e del profondo, le volte del profondo,
c'è un corridoio che va verso nord. Ma noi come la vediamo la mappa? Perché io la sto vedendo da Twitch, ma non ho il link per vederla. La dovete vedere, ve la deve dire il, il mappatore. Lazio, tutto merda. È una messa solo da Twitch, la potete vedere, sai, raga? Sì, sì, sì. Vediamo da Twitch. Cosa volete fare? O torniamo verso i biscotti, o entriamo nella merda, o andiamo a sinistra. Direi, ce ne raccogliamo della merda e ce ne andiamo. Sì, allora, famo sta cosa, sennò... abbiamo il suo profilo. Mamma mia, sei fissato con la merda, ma com'è possibile? Io posso farvi saltare tutto in aria appena volete. Grazie, no? Oh... Raccogliendo della merda, come stavo raccontando al vostro Happy, che è lì sporto, che sta guardando in giro, dopo all'incirca 3,5 metri dalla testa dei volti di radice, se volete spostarvi avanti, c'è un corridoio che dà sulla sinistra, però dovete camminare un po' nella merda. Vabbè, capire, che cambia? Però il piano di Alluce è il mio. Non è così scemo, nel senso, siamo appena entrati. Se noi mettiamo qualcosa che cade infiammato nel guano, corriamo verso l'uscita e torniamo domani a vedere che è successo. Questa è una soluzione. No, quello funziona. Se salta qualcosa mi diverto, mi piace. Per me va bene. Allora, calcola che è la cosa più vicina a palla di fuoco che vedrò in questa sessione, perciò io dico sì. Quindi abbiamo votato sì? Guarda, no. Fuoco! Siamo in 7. Ma io te lo urlo, io lo urlo dall'entrata, va bene! Allora, alziamo chi fa la votazione. Capirà, se c'è da fare esplodere qualcosa, sono un piano incredibile. Io capisco questa irruenza giovanile. Se fossi stata così irruente non sarei arrivata alla mia età. Ti alza la mano per te togliere la maglietta. Però. No. No. No, prego ragazzi, no. Provate a far esplodere tutto quanto. Siete all'ingresso della stanza. No, abbiamo detto che uscivamo, però no. Siamo sulla soglia della merda. Siamo sulla soglia della merda. Allora, tutti, che è molto metaforica come cosa. Tu, 6 di noi tornano indietro, così non devono fattere. Chi è giovane Alluce? Io vi benedico, vi benedico e vado via. Il più veloce di noi chi è? Basta fare una riga di olio, non c'è bisogno di nuovo, facciamo una riga. E c'è la destrezza più alta. Ma vuoi mettere una fiondata esplosiva sulla linea d'olio? Arrivato? C'è 13. Allora, fallo tu, Alluce, fallo con la cosa, noi ce ne andiamo. Ciao. Quindi, noi siamo fuori. Io veramente sono molto basita da questa cosa. Allora... una cosa all'arbitro, quindi no, vabbè, ci sta il perfetto, ci sta la mappa. Ok, allora io appena entro, appena sento odore di questo guano, posiziono una delle due pietre focali del mio acciarino. Va bene. Ok. Aspetta, mi fai vedere una mappa, voglio vedere se riesco a ripararmi, no, perché no, io sono vecchia. Ma usciamo. Rimane cose. Vabbè. Mi allontano il più possibile il B&B e con la fionda miro esattamente, ovviamente lanciando l'altra pietra del mio acciarino verso la pietra che ho posizionato per terra. Perfetto. Perché te cercate di colpire una pietra con una pietra? Ammazza, devi essere un drago. Ma sì, scintilla. Sembra un grande piano. No, no, ma adesso ti faccio fare un bel tiro per colpire. Invece Archipendolo aveva detto di una striscia d'olio? Sì. Potrebbe essere la soluzione. La striscia d'olio era meglio, no? La striscia d'olio era meglio. È no, sicuro no, al 100%. Ma proprio perché era meglio non l'abbiamo scelta. Se no non saremmo noi. Già. Per curiosità, dove tieni l'intelligenza? Chi lo sa? Come? Dove tieni la torcia? L'istinto di sopravvivenza. È vicino a me in realtà. Ma non potresti appoggiare... Perfetto. Perché sei felice? È lontano lui. Allora, io la tengo vicino a me nella sala delle faccione. Ecco. Sì, sì, va benissimo la sala delle faccione. Sei lì mezzo nella sala delle faccione. Ok, io sto nella sala delle faccione. Faccio questa cosa, dimmi cosa devo tirare, ma sappi che appena tiro mi catafotto oltre le radici.
No, vabbè, ma appena tiri fai un tiro per colpire, dopodiché un tiro salvezza contro morte. Perfetto. Ma non con la facilità che hanno gli halfling, ma raddoppiato, ovviamente. Mi sembra il minimo. Non conveniva far con l'olio, eh? No, lui è un uomo con un piano. Ho sempre desiderato farlo. Povero ragazzo. Per colpire. Io c'è il malfrate di iniziare a pregare. E infatti insomma, io li sto dando. Mi dicevi che la prossima sessione ci chiama Labyrinth, vero? Cataratta, ma ovviamente sono stato io. Quanti fatto? Non c'ho effetto. Due. Non c'è un effetto della benedizione della roba. No, non c'è. Ma due. Perché teatro. Due. Sopra, su morte. Vai per tirare. No. Ah, per colpire, scusa. Ma sì. Colpisci esattamente dentro al guano, entra di svariati metri l'altra pietra focaia dentro al guano. Quindi non è successo niente. Hai fatto due, zio mio, cosa vuoi fare? Vai, forza. Ma non dovrebbe essere... Ma non è a ribasso, scusa. Ragazzi, il tiro per colpire. Madonna, sta... Come dicevo. Ma scusa, ma perché... Perché? Io sapevo che era sopra con i tiri salvezza. Ma scusa, ma prendi la torcia, certo, e fai tipo un gioco di ruolo, tipo Uruk-hai, corri con la torcia e ti butti nella merda. No, io torno dagli altri, faccio, ragazzi, non ha funzionato. Ma dai, invece ha funzionato, è stata la mia benedizione che ha deviato il colpo. Facciamolo col olio. Nicola, rientriamo, prendiamo la lanterna, facciamo una scia d'olio che porta fino a... all'uscita gli diamo fuoco. Perfetto. Fatto. Stiamo facendo questa cosa qua. Io vi ho detto, no, che è molto umido per terra, non c'è terra per terra, giusto? Ma è olio. Okay. Sì, ma è olio. Sì. Galleggia l'olio. Sì. Galleggia sulla terra. È ibrido per l'est. Madonna, vedo tipo il meme di quella che guarda con tutti i carcoli, e questo è The Gobbis che dice: mo che cazzo mi invento? In realtà, ragazzi, per farvi capire quanto malate le persone, c'è chiaramente questa possibilità qua. Quindi, cioè, io ho cercato di, nel senso, ho visto il 2 qua, ho detto dai, è andata bene. Ma sì, quindi prego, mi dicevi che la prossima sessione ci chiamo Labyrinth, giusto? Non muore nessuno, se siete fuori. Siamo fuori, che succede? Voi date e accendete l'olio, sentite dopo alcuni attimi un enorme boato e vedete quello che è quasi un enorme, come se dal rigonfiamento della terra, venisse fuori come una specie di sfera di terra, come se il terreno si gonfiasse, e dopo pochi attimi viene letteralmente riassorbito. Esce un'ondata di fumo, ma più che di fumo, scusatemi, di oletto, estremamente maleodorante. E dopo pochi attimi non sentite più nulla. Ma è bellissimo, è stato per rifacciamolo subito. Facciamo un'altra volta. Allo c'è. Mi dica. Tu cercavi tua sorella, vero? No, cerco i funghi arlecchini per fare la zuppa di funghi arlecchini per mia sorella. Quelli crescono nella merda. Davvero? Oh no, cosa abbiamo fatto? Perfetto, torniamo a vedere che è successo. Certo, subito. Cioè io vado proprio dritto davanti. Rossa, Nicola ha preso tipo un pennarellone rosso. Il fuoco Nicola, purifica, Nicola sta facendo, abbiamo purificato l'ambiente. No, questa parte qua di dungeon, però vabbè, lo stesso. Ah vabbè, io ero andato più pesato. Quello che c'era dentro, ovviamente. Amo sto gioco. Andate dentro... sembra come se non fosse successo nulla, se non anche dove avevate messo la striscia d'olio, è come se la terra dove era stato bruciata dall'olio si fosse curata. Andate dove ci sono le teste, dove c'era i volti di radice, effettivamente ci sono ancora. Andate dove siete passati, toccate e sentite che adesso non c'è più l'uscita a est, ma c'è proprio terra battuta. Cioè non c'è, okay. Non c'è la parte col guano. Non ho capito, non arriviamo neanche alla parte delle facce? Happy, puoi togliere tutto quello che hai disegnato da dopo il verdino delle facce. Possiamo andare solo a nord. Terra. Perfetto. Ci stanno rocce o terra? Cioè è crollata la parete o è
è perfettissimo. Ma se chiuso. Se chiuso. Se fosse sempre stato lì. Ma il B&B dei lì possiamo andarci? Sì, sì. Sì, sì, Ricky, non, è cancellato la... Troppo. Dove la merda. Dove? Va bene. Sì, qui. Qui proprio non c'è più nulla. E se abbiamo cazzato dei mostri, ce li dai comunque gli XP. Non sapete che cosa c'era. Tecnicamente. No. Vabbè, è come se fossimo andati a pescare le bombe a mano. Adesso un mostro. Mi faccio una domanda, chi c'era dentro quando sono morti i mostri? Cosa? Chi c'era dentro quando sono andati morti i mostri? Beh, il nostro pensiero. No, se un albero cade nella foresta fa lo stesso rumore? Cioè, la nostra voglia di apprendere era da dentro. Ho cancellato anche quel corridoio che va verso l'alto. Un pilota che guida un drone non si merita il rispetto da un pilota che combatte su un F-14, capito? Hai fatto un abbattimento, non conta. Ho perso, perché fa le antologie di Souls? Mi dico che avete ucciso più di 100 pipistrelli. Buono, io. Abbiamo farmato Zubat. Cioè, gli americani che non l'hanno vinta la guerra perché hanno usato una bomba atomica. Hanno distrutto oltre 8.500 monete d'oro. Possiamo chiamarlo dopo. Non è vero, è stata una cosa molto intelligente. Tanto non siamo qui per loro. Sono serio, è stata una cosa estremamente intelligente. Io sì. Verrete ripagati per questo. Andiamo. Quando rientrate, potete scegliere o andare a nord appunto dagli uomini capra o fare l'altro giro a nord, all'estrema ovest. Scegliete voi. Uomini capra. Allora, precedete per la cosa innanzitutto che vi fa decisamente piacere è che non c'è più quel fastidioso odore di ammoniaca. Io allora aggiorno la stima del valore dell'immobile. Mi sa che tu stai piacendo. Vabbè, è una parte modificabile. L'odore è... ora c'è l'odore di uomini capra. No, l'odore è più piacevole, non c'è... per quanto vi ha detto che c'è odore di uomini capra, mentre vi addentrate a nord, il corridoio prosegue per all'incirca... 8 quadretti e fa un po', come ti dicevo Ricky, fa un po' una spirale. Notate che il terreno da terra e sabbia diventa via via più moderno, chiamiamolo così, ovvero con ciopietra prima e ciottoli poi ben piazzati a mo' di pavimento. E man mano sentite un buonissimo profumo di forno, di qualcosa che è appena stato sfornato. Dopo una decina di metri, vedete sulla vostra destra tre piccole nicchie. Ognuna è profonda all'incirca un metro e mezzo, ovvero un quadretto. Nel corridoio? Sì. Poco distante, dopo la terza nicchia, a distanza di 3 metri, quindi 2 quadretti, si vede l'apertura di un'altra stanza che vi sembra grande come quella delle teste dei volti del profondo. È chiaramente una trappola, no? Tipo frecce, dardi. Cos'è che una trappola? Io non conosco le trappole. Cos'è una trappola? Le nicchie sono buone? No, le nicchie. Cosa fate? Come ci passate avanti le nicchie? No, lanciamo un sasso, cose, cioè, cioè, guarda, il pavimento ha qualche cosa in rilievo, qualche dettaglio che ci fa capire che può essere mobile. Vuoi cercare trappole, fra Ialino? Siamo sì. L'albella. Vuoi cercare trappole? Perfetto, cerco io. Pure io ho 2 su 6. Allora, chi vuole cercare trappole mi dica in che quadretto vuole cercare le trappole. Nel primo quadretto. Ok, nel primo quanto hai cercare trappole? Non lo so. Fraialino, nella scheda personaggio, è sempre la stessa. Sì. Sulla esplorazione. Destra, c'è scritto. Intanto mi chiedo cosa stiano facendo queste persone. Cioè, che cosa c'è nella scheda? Su esplorazione, a destra. Su esplorazione. Okay. Trovare porte segrete, cercare trappole. Esattamente. C'è scritto 1 su 6. Cosa vuol dire? Che devo fare? Devo tirare il dado e se faccio 1 trovi la trappola. Se non faccio 1 ti dico che cosa trovi. Io ho 2 su 6.
Per te non c'è assolutamente nulla, fraialino, è tranquillissimo. La cerco per Happy, che ha 2 su 6 invece. Happy, per Riga. Te sicuramente non ci sono trappole, anzi, vedi che la nicchia è un semplice portaabiti. Rio, anche per te. Non è assolutamente una trappola, è un luogo adibito ad appoggiare oggetti, è una di quelle nicchie proprio per appoggiare oggetti e abiti. E ma poi, ci sono degli abiti? Ci sono abiti? Vedi che ci sono dei mantelli e cappotti, ti sembrano molto confortevoli, sono abbastanza piccoli, però sono estremamente belli, uno è in tweed, l'altro è un bel mantello rosso con tutto un pelo bianco intorno, pendono e vengono appesi a quelle che sono delle radici che però sono state intagliate in maniera tale da fare da portabiti. Ce ne sono 5, ci sono 5 mantelli e cappotti confortevoli. Ma sono mantelli per umani o per altri? No, per creature più piccole, per creature probabilmente alte un metro e 1,10 m, 1,20 m al massimo. La ladra non va a vedere? Io vado a vedere. Cosa vuoi vedere? Cataratta? Cioè, cataratta che vuol vedere. Appunto. Infatti uso sul mio martelletto, sì, e comincio a dare dei colpi vicino alle nicchie, cioè nel senso sui muri. Un tiro di presa, vuoi per illustrare se c'è qualcosa? Sì. Quanto però hai? Appunto. Quanto hai come valore cataratta? Per cercare trappole? Tu cosa vuoi? Trovare porte segrete, cercare trappole? Cosa vuoi fare? Ma porte segrete. Quei poteri che cos'hai da ladra, eh? La ladra è un bel po' di figate. Cioè, puoi avere come ladro, sì, hai lo scassinare, anche il trovare o rimuovere trappole, sentire rumori. Rimuovere trappole, sì. Io in realtà, essendo che appunto uso questo martelletto, cerco di sempre sentire i rumori e quindi cercare di capire se c'è un qualcosa che non... Sì. Quanto hai di valore? Di 1 su 6? Sì. Tu inizi a tentennare in giro, ton, 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 e senti ogni tanto un lievissimo rumore metallico. Però capisci che battendo sul muro sono i cappotti che battono tra di loro, quindi c'è qualcosa di metallico probabilmente nei cappotti. Ti intendi proprio? Infila le mani, guarda i cappotti. No. Mettere le mani dentro le tasche dei cappotti? È una ladra. Sì, sì. E faccio, chissà se qua c'è, magari trovo qualche indizio sul mio amico Bormini. Inizia a sgarfare in giro per i cappotti. I cappotti sono fatti di un'ottima lana, estremamente morbidi, caldi, ma di ottima fattura. Man mano che metti le mani all'interno delle tasche, trovi una piccola chiave. Anche ben... di ottima fattura. Mm-hmm. Ah, carina. E ovviamente la nascondo, non la faccio vedere. Perfetto, te la metti via, non ci sono problemi. E non so, non sembra che ci sia qualcosa sul mio amico, magari chiediamo un po' qua in giro. Ecco, guardando, visto che sei vicino, vedi che nella nicchia successiva c'è il ritratto di una creatura simile a quello che potrebbe essere un ognomo, però ha dei colori diversi rispetto all'ognomo, è più sul grigio scuro, è strano, ed è appesa a una delle radici. E nella terza nicchia, che è più vicina ancora, c'è un appendiabiti con 12 cappelli di feltro, 6 rossi e 6 viola. Mi dicono qualcosa questi colori? No, sono dei cappelli estremamente eleganti. E il dipinto? Ti sembra un ognomo molto brutto. Vederlo. Un ognomo molto, molto brutto. Bruttino, poverino. Niente, lo rimetto a posto e gli dico appunto che ci sono questi cappelli e questo bellissimo ritratto. Non c'è scritto niente dietro, non lo guardi dietro? Non vedo. Mi avvicino io a vedere che cosa potrebbe esserci scritto o se riconosco l'ognomo. Io intanto... L'ognomo tu controlli
il dipinto, scusami, il ritratto, non ti ricordo nessuno. Dietro, però, girando, vedi che c'è scritto A. Ramius, il mio caro amico. Scritto così, intanto consapevole del fatto che niente può farmi male perché niente è forte come me, continuo a vado un po' avanti nel corridoio. Allora, vai un po' più avanti nel corridoio, superi la terza nicchia e davanti a te appunto si apre questa una stanza di tre quadretti per due quadretti, estremamente confortevole. Quello che ti sembra essere una sala d'attesa, ci sono questi ciottoli rotondi e lisci per terra, le pareti e il soffitto sono tutte di radici intarsiate tra loro, estremamente pulite, pulite talmente tanto che sono alcune parti consumate dall'uso a suono di strofinare. E il soffitto è tutto inarcato ed è alto all'incirca 2,5 metri. Nel mezzo della stanza c'è un tavolo di legno e uno sgabello di ottima qualità, sono puliti, ben tenuti, laccati, abbastanza piccoli. C'è un campanellino sopra il tavolo di latta lucida, estremamente pulito, e c'è una placca di ottone davanti al campanellino con scritto: si prega di suonare in caso di necessità. Ovviamente suono. E alle spalle della stanza, e quindi a ovest, perché va verso appunto va a spirale, a ovest parte un altro corridoio di 4,5 metri, tre quadretti. Io ovviamente che suono, io suono. Tu suoni? Sono incapace di analizzare qualunque cosa che non sia me stesso. Suoni una volta o ripetutamente? No, suono una volta, faccio così. Non ho una volta. Dopo che è suonato, dopo alcuni istanti, se siete su Roll20 vedete chi si presenta davanti a voi. Lo metto subito. Un elegante fauno dalla testa di capra si presenta a voi. È vestito molto elegantemente, ha queste corna caprine a spirale all'indietro, ha un bellissimo vestito di tweed verde, una giacca verde, un panciotto verde, delle braghette verdi, un bel bastone. E si presenta a voi. Buongiorno, ciao, lo odio. Ramius, come posso aiutarvi? Ha questi occhi profondi, neri, con queste pupille verticali, questo sorriso caprino, ma è comunque estremamente pulito. Io volevo sempre male per ucciderlo e estirparlo da questo luogo. Dove lo troviamo? Volete uccidermi? Non ho capito, scusatemi, non avete parlato male. Lei è il male? Nel qual caso sì, vogliamo ucciderla. No, e io sono Remius e sono a capo del mio gregge, delle mie compagne, non sono il male. Noi facciamo da mangiare le persone che vogliono venire a rifocillarsi qua. Rio, non credo sia il male. No, ma infatti il male dentro ognuno di noi, prego, venite. No. Molto abbiamo una grande libreria sulla storia della quercia, magari non si sono spiegati, non si sono spiegati, noi siamo qui per capire se qualcuno si è fatto male, perché abbiamo sentito dall'esterno un'esplosione e volevamo capire se qualcuno di voi si è fatto male, il male... diventare la protezione civile, te no, cos'è successo, scusate? No, non è successo. No, ero di là a mangiare che abbiamo appena sfornato le frittelle e i pasticci di carne, quindi no, non mi interessa, stavo lì per leggere un buon libro e bevi una buona tazza di tè, ristoratore. Quindi questo ciarlatano non ha sentito l'esplosione e noi ci dovremmo credere. Mi sta dando del ciarlatano, lei è molto maleducato, visto che signor Remius, mi scusi però, signor Remius, lo scusi, è che è molto giovane, stolto e anche un bel po' di 170 anni. Comunque, senta signor Remius, io volevo chiederle una cosa. Io avevo un amico, ecco, uno forse
è passato da queste parti, è da un po' che non lo vedo, dall'ultima festa, ecco, della Quercia, e si chiama Burnini. Non è che per caso da queste parti? No, io personalmente non l'ho visto. Può venire a chiedere al mio gregge, magari la docile Evely o la molto carina Shorny, sanno dirle qualcosa. Io personalmente non lo so. Come gentile, come gentile. Parlano tutti come lei? Corda, che le sue corna possano essere sempre... Sì, lo sapete che sta mentendo? Perché sta mentendo? Perché sa di che non ha sentito l'esplosione. Abbiamo fatto venire giù mezza collina e questo sta a far finta che è tutto tranquillo. Non sappiamo in realtà come no, si funziona questo posto. Abbiamo capito, insomma, che è un bel po' strano. Pille caffrine. Abbiamo perso intanto l'audio di Archipelago. Ragazzi, io credo di aver capito. Non mi si sente? Ora sì. Cioè, io credo di aver capito che cosa intende il nostro signor Rio, e mi avvicino alla signora Gabe e faccio: voi qui mi dice che servite da mangiare, giusto? Certo. Cioè, immagino cose a base di latticini e... vabbè, qui però c'è bisogno delle licenze, signor Presidente. Cioè, non è che possiamo servire al pubblico, magari Oh, non si fotte col catasto, la prima regola. Che lei sta dicendo che non posso. È lagga, Dario. Non ha le licenze, no? Magari. C'ha dei problemi di audio. Si sente adesso? Sì. No, sei laghi. Sembra un po' tipo Ghezzi. No, ciao, Dario. Volevo solo le licenze per le mangiare. Vogliamo approfittare per fare una pausa e poi ricollegarci, no? Vendere cibo. Facciamo una pausa e Dario riavvia? Facciamo una pausa, vai, facciamo una pausa qui prima di recapere. Durante la pausa, se si scombina un attimo l'interfaccia, non è che muore nessuno. No, facciamo un attimo una pausa. Eccolo, siamo... è tornato? No. Dario, ci sei? No. Ah, lui ci sente, lo sentivo la sua volta. Come se avesse mutato l'audio. No, ce l'hai ritardato l'audio, lo sentiamo tipo un secondo dopo. No, lo sento proprio. Oh no, sta venendo qui. Boh, sì. Dì che riavvia tutto. Dice che riavvia tutto. Riavvia tutto. Dai, riavvia tutto. Pausa? Dai, è pausa. Io tanto resto qua. Se avete domande su Ose, è il momento giusto per farle. Fatemi delle domande su Ose. Che bello che si vede l'uomo caprino, che non guardo mai Twitch mentre giochiamo. È bellissimo. L'interfaccia è fighissima, devo dire. Sì, è veramente. Bello. Pauni dalla testa di capra. Sì, fai domande Ose, non solo Ose. Ecco. Forse delle cuffie io non dico di audio. Se ha qualche domanda, mi dica pure e vedo di rispondergli. Avete fatto bagno, di tornare a giocare a D&D, peccato non abbia amici, ma non è vero. No, ma che messaggio di ragazzi, scusatemi un secondo. Allora, è vero che uno dei grandi problemi del gioco di ruolo in passato era: non ho persone con cui giocare. Adesso, ragazzi, quasi tutti gli editori, tutte le associazioni giocano, si può giocare online. Si può giocare online su Discord, è molto, molto semplice. Quindi non dire non ho amici, te ne fai di nuovi, giochi online come stiamo giocando noi adesso, si diverte veramente uguale. Io adesso poi che ho iniziato a giocare parecchio di più durante questo periodo di Covid e merda online, ho deciso di cercare di sfruttare al massimo il Roll20, che è il programma, questo dove vedete la mappa, e lo sto usando tanto con tutti gli handout, con tutti gli oggetti, con tutte le mappe, e mi sto divertendo veramente, veramente tanto. Quindi cioè, fidati che li trovi senza problemi le persone con cui giocare. Ma sì, che le trovi. Nicola, già che ci siamo, raccontaci le edizioni di Ose in uscita. Esatto. Allora, adesso esce, è già uscito lo schermo, scusatemi, il manuale base dentro la Quercia. Adesso gli schermi ci stanno riarrivando. Abbiamo fatto solo per il... Prova a parlare, Dario. Ora ci sentiamo. Che tra parentesi ci arriva giovedì o venerdì per gli interessati.
le persone stavano molto felici. Ma che bello! E la scatolazza con dentro tutto il manuale, il tomo. Dov'è? Ah, lo sto usando io. Dov'è il tomo? Il tomo. E il tomo diviso in manualetti. Io mi sa che qui i manualetti. Io mi trovo meglio col tomo, ma però i manualetti, ho anche i manualetti perché mi piacciono di bestia. Li pubblichi tu più che altro. Esatto, più facile. Ma io, nel senso che, voi mi conoscete bene, sapete che io sono mi reputo un parecchio ciucciato come giocatore di ruolo, cioè mi piace proprio tanto. In questi 5 manualetti, questi qua, sono racchiusi qui dentro. È una questione di, secondo me, fighissima, che se il mago del gruppo ha il suo tomo degli incantesimi, quindi il chierico e il mago possono scelarsi questo. E c'è qua solo il bestiario, è diviso appunto in bestiario, gli incantesimi, le regole del setting, le regole generali e i tesori. Quindi volendo si possono usare solo alcuni di questi qua. Dopodiché, più avanti, stiamo già lavorando alla traduzione stiamo impaginando le regole avanzate, dove si possono fare altre classi e soprattutto si può fare la coppia classe più razza, quindi razza e classe. Ma sostanzialmente la avanzata è Advanced Dungeons and Dragons? No, non è proprio AD&D, è sempre un BX con però regole opzionali. Perché è sempre ipermortale, quindi c'era già meno mortale AD&D, però ad esempio, non so, se uno ha i poteri addizionali delle classi, ad esempio, non so, il combattere con due armi, i veleni per il ladro, attaccare con due armi, caricare quando sei in mischia, la parata, le armi che fanno danno ad aria e via dicendo. E poi hai un sacco di classi nuove, ma un sacco, perché per dire hai l'acrobata, il barbaro, il drow, il druido, il dwergar, lo gnomo, il mezzelfo, il mezzorco, l'illusionista, il cavaliere, il ranger, il paladino e lo swiftling, che è, chi non sapesse, è lo gnomo delle profondità. C'è una marea di roba. Cioè, chiedono anche per chi ha preordinato, quando arriva sto scatolone? Cioè, quando arriva il tomo? La scatola dovrebbe arrivare a noi tra giovedì e venerdì, dopodiché iniziamo le spedizioni, tutto quanto. Il gigante che ha ordinato il mega bundle deve aspettare la scatola, facciamo una spedizione unica. Chi invece non ha ordinato il mega bundle, sono già partite le spedizioni, hanno già iniziato a ricevere e abbiamo avuto delle ottime questioni. Quindi siamo molto 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 contenti. Poi c'è la vetrina che stiamo giocando, la sto cambiando un pochino, non troppo, non è troppo spoiler, perché ragazzi non sto facendo il benché minimo railroad, mi sono preparato le parti a destra e a sinistra, dove potevate andare, e a nord, grazie a Dio hanno fatto saltare, guarda, ve lo faccio vedere, perché tanto non sarà più utilizzabile, quindi c'è tutta sta parte qua, non so se si vede? Vagamente, proprio in basso? Ecco. È esplosa, tutta sta parte qua è esplosa, ecco, e non c'è proprio più del dungeon, avete fatto un danno allucinante. Bisogna studiare il buono, ragazzi. Lo hai detto che noi sta piacendo molto, perché molto le regole sono veramente snellissime, si può fare quello che si vuole. L'ambientazione di Dolmenwood a me personalmente piace moltissimo, ad esempio a Rob, che so che fa cagare Weird Fantasy, anche se a parte le capre in Quid potrebbe essere un fantasy normalissimo. Ci sono 1,5 milioni, ragazzi, di avventure già pubblicate, perché si prende tutte quelle vecchie. Se vorrei avere, se ho qua qualcuna, qua dovrei avere le vecchie copie. Ad esempio, questa qua è La città perduta, che è uno dei miei moduli preferiti, che l'ho fotocopiata perché è disintegrata la mia e quindi non posso più usarla. Editrice Giochi è una dei più belli, è una delle edizioni, scusate, quella che l'ha scritta Tom Modway, che per me è uno dei top, che è quello che ha scritto BX, Basics Expert. E questo qua è un moduletto da 36 pagine, se non sbaglio, 31 pagine, ci potete giocare forse 7-8 mesi, se non di più, 7-8 mesi con 30 pagine, perché sono delle avventure incredibili e non c'è bisogno di conversione, zero conversione, perché giocando con lo School Essential non devi convertire nulla, perché sono esattamente queste regole qua, solo che sono molto più chiare. E faremo uscire un sacco anche di altre cose fatte dalla community.
Uscirà a breve un'avventura di Old School Essential ufficiale, uno scenario ufficiale scritto da noi. Stiamo lavorando un sacco anche con Gavin, che è l'autore, che è un amico, e ci stiamo divertendo come dei pazzi. Stiamo pretestando anche tutto il manuale di Dolmenwood. Ti chiedono se stai lavorando anche alla traduzione di Dolmenwood. Ragazzi, Dolmenwood è un attimino in stand-by. Lo faremo sicuramente, però un attimino in stand-by, perché è appena finito il Kickstarter di Old School Essential e tutti i nuovi moduli, sono andati in stampa Advanced, scusatemi, in più non solo l'Advanced Rules e le Spell, ma anche l'Advanced Monster e l'Advanced Treasure, così per dare ancora più roba e ancora più varietà al gioco. Io ultimamente ci sto giocando come un pazzo questo gioco qua, sia per una questione lavorativa, sia perché mi diverto proprio tanto. Cioè, quando eravamo in lockdown ci ho fatto 3 campagne. Mi piace proprio tantissimo. Mi fa ritornare a quando ero ragazzetto, è molto semplice. Se si prende un dungeon, veramente si può iniziare a giocare anche con zero preparazione, perché leggi di volta in volta cosa c'è nella stanza. Lo leggi veramente 20 minuti prima che inizi la sessione, i mostri e le cose, se sei già a regolamento ovviamente, e puoi giocare subito, non devi farti N.000 preparazioni. Quindi molto, molto fine. Alla fine, se lo fai con i dungeon, è quasi un libro gioco insieme. Ti metti lì, ma in guarda, stanza, stanza. Allora, se tu prendi dentro la quercia, ci sono spiegate le stanze. Guarda, ti faccio esempio. Come sono spiegate le stanze? Le stanze che avete fatto voi. Ad esempio c'è, non so, la prima, in fondo al condotto, pavimento sabbioso, impronte confuse, pareti di terra, esaminare le radici, su una grossa radice vicino al pavimento c'è la scritta Regno di Nolli. Raccordo, pavimento sabbioso, cioè è scritto così, quindi tu leggi queste int, sono scritte tutte in grassetto, non so se riesco a farvi vedere la pagina, quindi da lì, perché io ho il PDF sotto, ho fatto tutti i riassunti, cosa ho fatto? Ho preso tutti i vostri background, le vostre cose, e le ho fuse assieme, certo, con cose, elementi che ho messo qui dentro e cose del genere. Lo school gioca molto con i cliché. Siete fortunati perché non avete incontrato ancora nemici, ho tirato 2 volte per gli incontri casuali e non li avete incontrati. Purtroppo. Non avete fatto cazzate, si state muovendo con cautela. Per quanto diciate, il discorso del fuoco è stato molto, molto interessante, per fortuna che non ha colpito con la pietra focaia. Scopriva che la pietra focaia, cioè, se solo beccava in faccia, esplodeva tutto. Guarda, noi arriviamo tutti vivi alla fine del dungeon. Sì. Sai che rabbia. La vedo dura. Detto ciò, ragazzi, sono le 11, abbiamo ancora un'oretta di gioco. Cosa dovete fare? Ricominciamo? Volete che fare ancora altri qualche minuto di pausa? No, ricominciamo, no? No, vai pure. Io comunque stavo dicendo al signor Capretta che non può vendere latticini e generi alimentari senza una regolare licenza. E qui ci facciamo tutto il gabbio. E quindi gli chiedevo la licenza. Mi scusi, ma la licenza per entrare qui dentro? Guardi, io in realtà sono stato, io e la mia agenzia e i miei fratelli, siamo stati regolarmente assunti dal borgomasso qui fuori per rivalutare le cose. Ora, se vuole parlare con qualcuno, può parlare con mio fratello maggiore Julius Gualtieri, che è un avvocato, che però l'ha avverto, è stato definito infame fracico in più di una corte. Allora, visto che non ho voglia di discutere di queste cose, ci sediamo in tranquillità nel salotto, vi porto qualcosa da mangiare e così ne possiamo discutere con tranquillità. Attendete pure nella sala d'attesa che vado dal mio gregge. Ah, con la pancia piena è sempre meglio. Ma via, va. Non toccate le poltrone, per favore. E va via. Io non lo posso seguire perché sono curioso di vedere l'ambientazione, non so, sono curioso. Allora lo seguo. È molto veloce, con queste zampettine. Vai nella stanza immediatamente successiva, che è una stanza grande esattamente come questa qua che hai davanti. È grande all'incirca 2 metri, anche questa stanza qua. Scusami, se qua è un pochino più grande, 3 metri. Per 3 metri,
Finemente arredata, fatta totalmente di radici, che però vanno a costruire delle bellissime librerie che sono integrate nelle pareti. Come dicevo, parete e soffitto sono di radici, estremamente pulite e profumate. Il pavimento è di ciottoli rotondi e lisci. Da sud proviene un profumo buonissimo di tè e frittelle. È tutto immerso in questa luce calda, da queste, non capisci se sono delle torce perenni o è magia, non riesci a capirlo, però ti fa sentire bene. E senti provenire da sud dei velati sommessi. Inoltre vedi che ci sono due sedie imbottite poste in mezzo alla stanza con un tavolino. All'interno delle librerie è pieno di libri, di ogni forma e dimensione. Io sono attrattissimo, quindi comunque mi piacciono i libri e mi piace andare a dare un'occhiata, a vedere se c'è qualche testo sacro che riconosco, qualcosa che potrebbe essere, che mi, non so, sono curioso di vedere i libri, mi piacciono i libri. Legati, sono tutti legati finemente, non c'è scritto niente dietro, se vuoi vedere cos'è devi prenderne uno, aprirlo e sfogliarlo. Subito, prendo quello che sta alla mia altezza, che con una dimensione insomma... importante, perché magari ritengo che sia qualche testo sacro antico. Tu le apri e ti rendi conto che sono tutti libri per di filastrocche per bambini senza in che lingua? In comune. Il primo inizia a leggere e ti dice: capra capretta, che bruchi tra l'erbetta, vuoi una manciatina di sale da cucina, il sale è salato, il bimbo è nel prato, la mamma è alla fonte, il sole è sul monte l'erbetta, capra capretta. Questo recita il primo. Bellissimo, bellissimo, mi piace. Che bravo. E grande letteratura questa. Cioè, e leggi, din don campanon, le campagne di San Simon, che suonavano tanto forte da buttare giù le porte, e buttavano giù il porton, bim bum bom bom bom. Ci abbiamo un freestyler qua. Io sono veramente allibito. Ragazzi! Ma quello che mi raccontava la mia mamma un sacco di tempo fa. E ci sono di questi libri, di quali sfogli? Ne prendi qualcuno alla rinfusa, fraiolino? Cioè, però ci sono sempre tutti quanti, hanno tutte queste filastrocche. Beh, come chiamiamo gli altri? Chiamo il gruppo, venite. Sì. Poi entrate, anche voi ragazzi, vedete questa stanza più grande delle altre, un pochettino più grande, 3 metri per 3, le altre erano 3 metri per 2, con queste bellissime librerie fatte tutte da radici intrecciate tra di loro in maniera impressionante, veramente molto bello. Questi libroni, faldoni, dal più piccolino al più grande, tutti con queste filastrocche per bambini, e queste due sedie grandi, gialle, posizionate, sembrano molto comode, e un tavolino in mezzo. Un corridoio, lo vedete, vi sembra abbastanza lungo, perché vedete che va in penombra, per vedere che c'è la luce in fondo, provengono dei belati da una stanza in fondo, che però non riuscite a intravedere, perché è a 9 metri da voi. Ma davanti o giù? Verso il basso, verso sud. Fa una curva e va verso sud. Come se facessi il profumo di cibo, da dove proviene? Il profumo di frittelle? Sì. Da sud. Da quello che ci hai appena detto. Sì. Che... è più okay. Lungo il corridoio lungo 8 quadretti. Ed è un corridoio... Falla più, Ricky, falla più dritta e poi falla curvare solo verso la fine. Va bene, ecco, fai la stanza lì. Guarda, fai la stanza lì, va benissimo. Il corridoio come... Non segnare ancora la stanza, perché non la vedi, Riccardo? Immagino. Ma c'è una stanza di faldoni? Io mi dirigo verso il rumore di belati. Anche io verso sud. Io verso il profumo di frittello, ovviamente. Vabbè, tanto a questi piacciono i bambini. Io continuo a guardare i libri. Sono dei caprofili. Sono tutti pieni di libri di appunto di filastrocche per bambini, tutti quanti. Chi va giù
Man mano che camminate, il corridoio è estremamente pulito, è fatto tutto di ciottolo rotondo e liscio. Il corridoio appunto è lungo 9 metri, la stanza è grande 2 quadretti per 3, quindi 4 metri per 6. Anche qui anch'essa di ciottoli rotondi e lisci, è palesemente una cucina. Le pareti sono di mattoni smaltati di un nero iridiscente estremamente puliti. Il soffitto è di terra, ben battuto, anche le radici penzolanti che ci sono in questo caso qua non ci sono vermi, sono state tagliate, è come se fosse ben tenuta, e c'è una luce di una bella grossa lanterna che è appesa a una radice. All'interno c'è Ramius, il padrone, lo avete già avuto modo di conoscerlo, che sta belando assieme a due altre fauni della testa di capra, due femmine. La prima è piccolina, ha un viso molto docile, ha delle corna piccole, un vestitino a pois e un bellissimo fiocco rosso in testa. L'altra invece vedete che vi guarda appena mi vede in maniera più sospettosa con queste pupille orizzontali, ha delle corna piccole e ha un vestito di pizzo nero. Quando vi vedo comunque vi sorridono e tutto intorno vedete che ci sono delle stoviglie di ghisa poste, una che è una teiera che sta sobbollendo, da qui c'è un buonissimo profumo, probabilmente il tè alle erbe, e ci sono delle frittelle su un'altra piastra che stanno finendo di cuocersi con sopra tutto del burro fuso, alcune con del bacon e altre con della marmellata. E ci sono poi pentole e padelle impilate appese a dei ganci. In più ci sono delle bellissime credenze di legno sull'altro lato che hanno una fattura rustica, oserei dire, però estremamente pittoresca, tutte quante dipinte con piccoli fiorellini, sono quasi segnate a mano, sembra quasi, ragazzi, per farvi capire, l'interno di una piccola casa di montagna. E dentro le credenze vedete che ci sono anche questi barattoli con un sacco di erbe, con del cibo, dei funghi, un po' una dispensa normale. Quando vi vedono arrivare, vedete che subito sia le due faune della testa di capra che si presentano come Evely, quella docile col vestito a pois, e Shorny, quella sospettosa col vestito di pizzo nero, tutte quante vi fanno un caloroso sorriso e vi portano un vassoio dove sono intradagiate delle tazze con questo tè fumante e delle frittelle, alcune appunto col burro e la marmellata e altre invece col bacon intorno. Sono buono. Senti, ci aveva avvisato Remius che stava arrivando. Intanto c'è Remius che sta fumando con la pipa seduta al tavolo. Prego, sentitevi pure. Ma io sono affamato, sono un nano e sono stupido, perciò mangio. Però ci siamo solo io e... Siamo andati per adesso solo... siamo andati in porto. Sei venuto dietro? No, io sono la stanza indietro. Anch'io sono la stanza prima. No, io ho sentito l'odore di cibo e sono andato. Io sono intollerante al lattosio e sono celiaco. È quello che chiedevo. Alluce, Appi e Denise, voi mangiate? Io sto per mangiare, ma poi ci penso e metto le frittelle nella mia saccoccia. Con la morte nel cuore, però lo faccio. Perfetto, c'è anche il tè lì vicino, lo bevi? No, in questo momento no, perché ho visto i funghi e quindi mi avvicino al vasetto dei funghi. Perfetto. Voi mangiate, bevete, mangiate, basta, bevete, basta. Cosa io fa? Mangio e basta, perché chiedo se c'è della birra invece del tè. Allora, mi dispiace, non te diamo alcolici, non ne beviamo. Vabbè, io l'acqua sporca non la bevo, perciò la scanso. Ok. Io mi avvicino invece alle due faune. Sì. Io, grazie, che gentilezza da parte vostra accogliere, insomma, me e i miei compagni. E sentite, ragazze, io volevo chiedervi, insomma, con Rabio ho già provato, ma non lo sapeva, io sto cercando un uomo capra, un mio vecchissimo amico, si chiama Bormini, non è che per caso l'avete visto, ormai non ho più sue notizie da tanto tempo. Sinceramente, dolce signora, non mi sovviene nessuno della nostra specie con nome di Bormini. So che però all'interno di questo luogo ci sono svariate altre creature della nostra genti o uomini pecora. Noi siamo fausti, siamo fauni con la
testa di capra, non confonderci con gli uomini pecora. Importante. No, cioè, no, certo, ci mancherebbe. Chiedo informazioni anche io. Vi è per caso capitato Scusate, hai mangiato solo tu, Happy? Io ho mangiato, sì. Ma non senti nulla, cioè, molto buono, cioè, delizioso. Una dopo che vi dato mangiare, una delle due, voi vedete ragazzi che siete in un'altra stanza, una delle due faune che vi porta un tagliere, un vassoio. Grazie. Un vassoio con sopra delle tazze di tè caldo, anche per voi delle frittelle calde col burro e altre col bacon, prende, dopodiché lo rimette sotto braccio, fa un piccolo inchino, sorride e torna verso la cucina. Senti Nicola, quanto si allontana? Io prendo un po' di libri, sì? Li accadasso l'uno sopra l'altro, li metto sulle poltrone dove ci ha detto di non sederci. Perfetto. Tu nell'esatto momento in cui appoggi un libro sulla poltrona, cosa fai? Ce lo lanci o lo appoggi? Lo appoggio molto velocemente, cioè se c'è una trappola, una tagliola, qualcosa, non gli do tempo di scattare sulle mie. Perfetto. Parole. Tu appoggi nell'esatto momento in cui appoggi i libri, dalle pareti iniziano a partire una serie di libri, tutti quanti hanno una velocità incredibile contro di voi, tutti quelli all'interno della stanza, un tiro salvezza contro soffio. Ok. Ottimo. Andiamo da sotto, vero? Cosa? Devo andare sotto? No, tiro salvezza sopra. Tiro sopra. Sotto. C'è scritto nella scheda, se non te lo ricordi, Dario. Scusa. No, sì, perché c'è scritto cosa? Allora, io ce l'avevo 15, ho fatto 8. Bene, non l'avete passato. Io l'ho passato, ho fatto 16. Allora, chi non l'ha passato non succede nulla, chi non l'ha passato prende un danno. In compenso, vedete che immediatamente le sedie, è come se sono delle sedie classiche, molto comode, con questi braccioli di legno, con dei piccoli cuscinetti dove appoggiare le braccia, e sono come delle tutte belle imbottite, questo giallo ocra, è come se si aprisse un enorme occhio, enorme, sullo schienale della sedia, la parte dove c'è il cuscino di sotto si sradica e fa uscire questi enormi denti, e le sedie iniziano a saltare in giro e vi attaccano. Scusa, però come l'aspettavo? Non c'ho il tempo di fare un attacco? Contro cosa? Contro la sedia, trapassarla da parte. È molto semplice, guarda, regola, guarda se ti ha preso di sorpresa. Tira un D6, se fai, se io faccio, tiro io un D6, se faccio 1-2 mi hai preso di sorpresa. Tiro, ti dico il risultato davvero. Ah, lo tiri tu, ok. Tiro io, scusa, mi hai dato fuori. 4, non mi hai preso di sorpresa, Rob. Ok. Però... Non si può scappare, non riesco a scappare. Certo. Visto che sono in piedi, stavo sfogliando i libri, allora, questa cosa, cioè, boom. Puoi scappare senza problemi. All'inizio, come funziona? All'inizio del turno uno può dichiarare di scappare, la ritirata. Quindi puoi prendere e scappare via. No, io penso che questa sedia voglia sempre si ritenga più forte di me e quindi l'attacco. Allora, rimanere, c'è l'iniziativa, ragazzi, di gruppo, come sapete già. Quindi tiro un D6, io tiro un D6, io ho fatto 2. Ogni turno si ritira. 2. Io non ho particolari modificatori, quindi... No, adesso tiro unico. Ho fatto 1. Sta a voi. Ok, io provo a trapassare la poltrona con la spada. Perfetto, un tiro per colpire. Quindi è sull'attacco, no? Sì, è sull'attacco. Tu semplicemente adesso tiri il D20. Bello. 19 l'ho presa piena. 19 colpisci, classe armatura 0. In questo caso qua, giusto se volete giocare con la tavola, tu basta della matrice, è molto semplice, c'è scritto il numero, quindi leggi il numero che hai fatto col dado, leggi il numero che corrisponde, e quindi poi dici all'arbitro: arbitro, colpisco CA 0, classe armatura 0. Quindi questo l'ho preso, tiro un D8 di danni. Vai, aspetta che mi colpisco. Scusami, che stavo vedendo qua la... Ho fatto un danno. Non ho capito, quanto hai fatto di danno? Picco 1. 1? Tu la colpisci, gli fai un po' di danno e lei si muove e tu ritrai la spada, vedi che non è così sfigatella come nemico. Cioè comunque è ancora bella arzilla per attaccare. Io ho l'arma a due mani e attacco per ultimo. Attacchi dopo di loro. Sì, okay. Sì. Allora io... Nella stanza ancora? Io. Vai. Archipendolo,
io mi rivolgo alla poltrona che ha appena attaccato Rio, sì, e le spiego con dovizia di particolari perché anche gli immobili sono passibili di denuncia per aggressione, talmente nei particolari che la sta toccastando sonno. Vuoi farmi un tiro di intelligenza prima? Bene. Sono andato riccamente sotto. 5 su 16. Sonno forse funziona solo sugli esseri viventi, non su costrutti o su esseri inanimati, come in questo caso. Beh, allora è chiaro che sto cercando di intimidire la poltrona minacciandola di a serie ripercussioni legali. Perfetto. Quindi? O la intimidisci, fai un tiro per intimidirla con un tiro di carisma e gli fai perdere un turno, o la attacchi col coltellino. No, provo a intimidire, la tiro su carisma. Vai, tira, fammi un tiro di carisma. Se passa, una delle due sedie perde un turno. Mi piace molto questa cosa qua del... Sì, passato. Perfetto, tu vedi che la sedia ti guarda... Il mio fratello Yuris è infame facile. Prendo un piccolo libricino per terra, che è il libricino appunto sui diritti delle sedie. Scritto da Divanus e Divanus. Esatto, da Divanus e Divanus. E se di che sfoglie, quindi è lì presa bene e non vi caga per il prossimo turno. In questo tocca l'altra sedia. Allora, 1-2 per vedere chi attacca di voi due, che siete i primi che l'hanno attaccata. 1-2-3 attacca Rob, 4-5-6 attacca Dario. 3-1-2-3 attacca Rob. La sedia ti attacca. Attacco anch'io con Roll 20. Non ti colpisco, 4 perché colpisco CA 15. Vado per colpirti, però mentre sta per colpirti senti e vedi la sedia che guarda la sua amica terrorizzata che sta annuendo. Il sindacato delle sedie non gli aveva detto sta roba. Non riesce a colpirti ed è il turno di Nerdcore. Vai! E io Brinno attacca la sedia che ha attaccato Rio e gli dà. Vediamo. Vai. Un po'. Vediamo un po' che fo. 18, quindi ho fatto... Classe armatura 1. Ragazzi, ricordatevi che quando fate un risultato dovete arrivare a 19, la differenza tra il vostro risultato e 19 è la CA che colpite, quindi 18 per arrivare a 19 è 1, CA 1. Così si calcola l'attacco, né più né meno. Quindi ho colpito, mi presumo. Sì. Ragazzi, voi siete dall'altra parte... Sentite sì. Un po' di casino comunque, eh? Però vedete che gli uomini, le pecore e tutto quanto sono tranquille. Ho fatto tutto. Bevono il tè, mangiano le frittelle, sono tranquillissimi. Io raggiungo il barattolo quello con i funghi, voglio vedere se sono dei funghi arlecchini. Non sono dei funghi che non hai mai visto, sono fucsia con la cappella turchese. Ma è perfetto, perché non li ho mai visti i funghi arlecchini, quindi sono convinto che siano quelli. E chiedo, signori, aspetta, mi sono segnati come si chiama? Signori Ramius, Eveli e Sciorni, ma sarebbe possibile prendere alcuni di questi funghi da portare a casa? O... Mi spiace, ma non si possono toccare quei funghi, sono uno dei cibi preferiti delle poltrone. Come delle poltrone? Bizzarro! Non senti il rumore? Mi sa che si stanno divertendo con i vostri amici. Io comunque ho fatto 8 sì, danni. Molto probabile. Quanto gli hai fatto? 8 danni. Ah vabbè, la disintegri, c'è cioè proprio la sedia esplode. Tu gli vai per colpirla mentre c'è l'altra. Quelle colpivi? Quella che sta... Quella che ha attaccato che... Roberto. Perfetto. Sta guardando la sua compagna mettendo il codice di Vanus e di Vanus. Tu gli arrivi con la tua sacra spada e la tranci a metà. In quello la sedia, distrutta, ormai un pezzo da scatafascio da utilizzare solo come legna da ardere, vede la sua compagna, chiude il piccolo libro di Vanus e di Vanus e si incazza. È una sedia incazzata, è veramente... D'altronde, ve l'avevo detto che sono il più forte, io ve l'avevo detto che sono il più forte. E sta... Rio, state!
E io sono ancora sostanzialmente ingaggiato da quella sedia o posso fare qualcos'altro? Ma io ho distrutta la sedia. C'è un'altra sedia, o colpisci l'altra sedia o puoi fare quello che vuoi. Allora, potrei fregarmene di quelli che stanno in cucina per andare a avvertirli che è una trappola. Ma tutto sommato sono individualista, attacco la sedia. Vai. Mi è piaciuto il flusso dei pensieri. Quanto hanno di morale? Scusate ragazzi, devo vedere quanto hanno di morale. Classe su tacco 3. Colpisci classe armatura 3? Aha. La colpisce a manetta, no? Classe armatura... No, aspetta. Sì, sì, li colpisci senza problemi. Ok. 7, fai 5 punti ferita. Più uno che portava. 5 punti ferita, più uno che si portava già. Esplosa anche questa qua, avevano 6 quella di prima, 5 questa, quindi c'è proprio la distruzione. Come distruggi una sedia? Perché io voglio sfidarti a ruolare un combattimento tra sedie. Distruggi la sedia. Il mio personaggio ha movimenti molto parchi, quindi semplicemente quelli che mi stanno intorno vedono che porto la mano alla spada, si sente uno scin e un lampo di luce e poi la sedia cade in 4 pezzi davanti a me e comincia a suonare un flauto. Il colpo è perfetto. Al contrario, io sto ancora colpendo la sedia. Tanto che ci sembra come quando compri un mobile dall'IKEA che è tutto piegato dentro la scatola. Cioè, ha anche scritto le istruzioni nel mente di Rotkungar o nome del cazzo. E la sedia è perfettamente tagliata e distrutta per terra. I vostri amici che sono dall'altra parte, intanto Fraialino è corso nell'altra stanza. Fraialino, tu arrivi concitato, ti fermi? E cosa? Racconti quello che è successo. Che cos'era? Tutti molto calmi. Ci sono queste capre che stanno bevendo del tè, mangiando delle frittelle, il nano che sta mangiando una frittella, sta finendo di mangiare, sta pulendo, il giovane Alluce che sta parlando con una delle donne pecore e Cataratta che probabilmente sta dialogando con quello che è la teiera perché non vedo un cazzo. Sto ancora colpendo la sedia che ho distrutto, ridendo, tutto contento, tutto felice, proprio contento a battere sui resti, dicendo vedi sono il più forte, vedi così. Rio stato da questa stai dibbiando la sedia. Nicola, io cerco di affettare la libreria. Stile. Affettare la libreria? Sì. Ma senza problemi, devi neanche tirare, cioè una roba atomica. Ok. Man mano che la calpisci cadono tutti i libri e senti callac. Madonna mia, le botte! Io cerco di distrarre Ramius. Mi spalma da solo. Da solo, da quello che ha appena detto. Guardate, sono un coglione. Dicevo, cerco di distrarre Ramius, cioè di coprire i rumori, di far sì che non si accorga né lui né alle altre due del che Ramius sappia cioè, tutto, Ma però lo stesso cerco di salvare il salvabile, quindi un po' di diplomazia, parlo di letteratura. Sta uccidendo, che diplomazia. Grazie Curolili che ci ha fatto un ride con 170 persone. Grazie. No, speriamo che rimangano, dai, finiamo. Beh, abbiamo appena ucciso due sedie, perché non dovrebbero rimanere? Per chi è arrivato ora abbiamo ucciso due sedie mannare. E ora stanno attaccando la libreria, quindi... E io me la sto prendendo con Billy e Kallak. Ecco. C'è dell'odio verso i mobili. Dani, l'arredamento. Con questo fauno dalla testa di capra vestito in tweed, che ti guarda, mangiamo... Non capisco. Dimmi, Fraiolino. No, niente, allora mi piacerebbe riuscire a versare il contenuto del mio fiaschetto magari nelle tazze di tè, quindi cercando di non farmi vedere e di offrirlo a lui e anche alle due. Però c'è già del tè dentro, c'è un tè. Ma lo allungo e offro dicendo beviamo insieme, brindiamo a questo incontro. Lui non se ne accorge che io l'ho versato, perché comunque sono Fraialino, sei arrivato. Ovviamente mi volto tipo verso un angolo, perché appunto non so bene dove cazzo sia, però ho riconosciuto la voce.
tu lo prendi, lo riesci a versare, prova a farmi un tiro di destrezza, Fraia di no. Sì, sì, infatti ho detto sono destro. Aspetta, allora un attimo solo, tiro di destrezza me lo devi spiegare. Allora, tiro di destrezza vuol dire... Tira un D20, okay. Guarda la tua scheda, cioè destrezza. 19, destrezza, dov'è la destrezza? Eccolo qua, 14. Tu fai per tirarlo, solo che fai un casino. Rovesci tutto il vino sul tavolo e vedi che Renzo si fa, oh, Fraialino, il suo vino sta lasciando, e vedi che va a pulire, vedi che sposta un pochettino le tazze, è molto gentile, sposta le tazze, arriva di nuovo una delle piccole faune della testa di pecora, verso l'altra tazza la versa e versa anche per voi un giro di tè e mette delle altre frittelle sul tavolo. Sono fantastici questi personaggi, cioè, gentilissimi. Piccole caprette, ti ricordo che ci hanno quasi ucciso. Io voglio... Ma in realtà loro ci avevano avvisato di non toccare le polpette. Esatto, cioè, quindi io anzi andrei direttamente da Rio e spiegherei, cercherei, visto che comunque è il mio ruolo, io sono chierico, di fargli capire che come mai si è comportato così, qual è la rabbia che si nasconde dentro il suo cuore per devastare tutto un ambiente che invece ci ha accolto così. C'è alcuna rabbia, questi qui ci stanno tendendo una trappola, tra parentesi, mentre gli dico questa cosa, scusate, non mi sentivate, non c'è alcuna rabbia... questi qui ci stavano tendendo una trappola, ci hanno mentito dal primo momento che siamo arrivati. Mentre ti dico questa cosa, infilzo un libro con la spada e con il libro portato sulla spada alzata mi dirigo verso la cucina. Niente. Io quando ti dirigi verso di colpire la sedia e vedi che entri con il libro, Remus fa un salto giù dallo sgabello, ti guarda, strappa il libro dalla spada, lo stringe al petto, sei molto maleducato. Io mica mi comporto così a casa degli estranei. A casa degli estranei? Triste. E i libri aggrediscono gli ospiti e le poltrone cercano di mangiarli? Io ho detto no... Toccate le poltrone. Rio, voi avete lanciato le poltrone. Le poltrone. Io l'avevo detto di non toccare le poltrone e continua a mangiare frittate. Se qualcuno tocca delle poltrone, tecnicamente non abbiamo toccato le poltrone. Non toccate le poltrone, direi. Attenti, le poltrone sono potenzialmente letali. Non avvicinatevici. Questi giovani non hanno più rispetto. Molto tempo, quindi non toccate le poltrone, è più veloce da dire per me. E come ti sentiresti tu sulle nostre poltrone domestiche se qualcuno per millenni mettesse il culo sulla tua faccia? Erano le vostre poltrone domestiche. Rio. No, sono. Mi si è frizzato il master intanto, vabbè. Comunque si sente anche a me, che bello. Però ci sentiamo. Però si sente, andiamo avanti. Con una faccia stupenda, tra l'altro. Esatto. La connessione più top di tutte. Vorrei fare tante battute, ma non mi pare il caso. Ma capite, così capisco quale sia il problema. Abbiamo distrutto la distruzione. No, sei ancora con la faccia da Pornhub. No, ma penso che sarà così. Ma su Urbais, presidente dei Gobbis. Su Urbais è passato. È vero, poi assomiglia a Tom Pistone. Vabbè, ci piace così. Io ogni volta che faccio ragazzi Twitch c'è la pubblicità. Io continuo a mangiare, cioè niente si può mettere tra un anno la seconda colazione, chi se in cula? Io continuo a mangiare. Anzi, faccio vedere il piatto vuoto a una delle due capre. Sei bloccato. Le frittelle adesso non ti sono sentiamo. Buonissime. Ok.
Arbitro, mentre tutti sono distratti dalla venuta di Rio col libro, io, usando la mia pettica, faccio cadere il vaso, lo afferro e me lo metto in saccoccia. Il vaso con i funghi, ovviamente. Mi sa che ti sentiamo laggato. Sì. Super delay proprio. Sì. Ragazzi, questa sera io mi collego dall'ufficio top con la connessione top. Vaffanculo. Perché noi di Need Games abbiamo la connessione con la fibra top, team top, la facciamo per noi. Poi sta là che lagga. Prossima volta proviamo un Discord, proviamo, magari è più liscio. No, sei laggato, ti sentiamo bloccato, non capisco, mi sentite o no? Ti sentiamo con 2 secondi di ritardo dal rispetto alla bocca. Sei un porno a 56 gappa, lo dico. No. Fatemi chiudere un po' di roba. Certo, se stavi scaricando Baldur's Gate potrebbe essere un problema. Ho appena letto una recensione che dice le 30 ore... No, non sto scaricando Baldur's Gate. Più brutte? Sì. Vale. Vabbè, però... 30 ore non aveva mai giocato. È un esperto. Vabbè, vediamo. Cioè, ma gli ha fatto schifo pure Divinity, perché se gli ha fatto schifo pure Divinity è un altro paio di maniche. No, in realtà ne parlava bene di Divinity nella recensione. Alla male. Dice che è proprio la storia che è scritta col culo. Vabbè, non è importante in un GDR. No. Vabbè, zero, su un gioco come Baldur's Gate la storia è l'ultima delle cose. Vabbè, e intanto direi che comunque abbiamo spaccato tutto, abbiamo... umiliato le sedie. C'era Alluce che aveva fatto questa cosa, penso dovesse fare un tiro in destrezza. Se ti sentiamo, ma ti sentiamo un po' in ritardo. Parla, Nicola, fai quello che fai sempre, parla. Allora devo sloggare e rilogare. Oddio, impazziranno di nuovo le finestre. Pronti al gioco delle finestre. Scusate per questa interruzione, ora voi che siete arrivati adesso, però avete in chat, potete fare tutte le domande che volete, tipo potete chiedere a Roberto per esempio delle cose che, tipo su Dylan Dog, che gli fa piacere di solito, che gli fa piacere, tipo perché non è arrivato nella mia edicola, che non gli chiama nessuno su Martin Mister, dai. Perché non è arrivato in quella edicola là, cioè ma lei parla solo di giochi di ruolo in questo momento e del fatto che è morto Van Allen. È vero, possiamo parlare del fatto che è morto Eddie Van Halen. No, non lo sapevo. Quando? Poche ore fa, Eddie Van Halen. No. Madonna. Ma tipo mezz'ora dopo abbiamo iniziato. Forse è colpa nostra, mi viene da dire. No, secondo me era nel dungeon nella merda. Alla fine c'era un palco. Mannaggia, siamo stati noi. È colpa nostra. Ci sarà la posta del cuore di Andrea per questa stagione. Purtroppo non possiamo fare la posta del cuore di Andrea perché non c'è Andrea. Però in compenso ci sono i consigli legali di Archipendolo, volendo. No, i consigli legali sono di Julius. Volete consigli su come riqualificare il vostro dungeon e farlo diventare un immobile di lusso? Scrivete a Rigoberto Quartieri. Se volete farvi fare un preventivo per farvi coibentare il dungeon, scrivete Infortunio Quartieri. Qui pensare dungeon è molto l'arbitro. Sì, chiedono di campfire. Chiedono di campfire. Intanto rimetto a posto le finestre. Sto scrivendo il sistema. L'ambientazione è pronta. So come funziona. Se basta su quella campagna che abbiamo fatto anche con gli altri, basata su sostanzialmente il giorno della marmotta. No, figa. Sembra venire carina, è molto sul like, quindi potrebbe venire carina, però voglio fare tutto, quindi voglio fare l'impaginato, il lettering, voglio fare le illustrazioni, ce ne vorrà. Vabbè, 2060. No, Luca 2060 la vediamo. Mi tolgo il cartone animato che sto a fare e mi ci metto sopra a testa bassa. Ah, così butti là che se togli un cartone animato ti sei tolto il 90% del tuo tempo, praticamente. Esatto, cazzo. Fondamentalmente sì. Abbiamo vinto un bando anche bello grosso per fare questo cartone. Ah, quello di Dante, giusto? E ci hanno dato ben 30 giorni per fare 3 minuti di animazione. Certo. Ah, buono! Gente, non ha mai fatto animazione.
Sì, esattamente. Mi sentite adesso? Sì. Vaffanculo, va. Allora, una domanda per Archipendolo. Archipendolo, come si ottiene il 100% delle detrazioni fiscali? 110%. È molto semplice. La parte più detraibile di un dungeon è la lava. Più lava c'è nel dungeon, più voi potete riscaldare, perché la, le tassazioni in un dungeon sono endotermiche, capite? Ma perché? Quello è per Abaco Gualtieri, mio fratello che è commercialista. Giusto. Detto ciò, ragazzuoli, dai che manca poco. Su che stavano stavate mangiando, bevendo e festeggiando con gli uomini pecora. Scusatemi, con i fauni. Allora, siete là. C'era Alluce che voleva prendere il mega, la giara con dentro i funghi. Corretto. Grossa, grossa. Una giara così, tu sei una mezza calzetta alta così. Ah, ok, va bene, allora no, provo ad arrampicarmi per aprirla e prendere dei funghi. Se così grossa. Ci sono loro lì, ti hanno detto di non prendere le cose. Ma non erano distratti dall'arrivo di Rio col libro infilzato? No, uno, Remius, gli altri... Ah, allora no, non ci provo, niente, dispiace per me, dico. Sì. Voi che siete lì, comunque vedete che a nord... si apre un altro piccolo corridoio con quella che è una stanza, un'ultima stanza. Ebbene, andiamoci subito. Okay. Sul posso corridoio io vorrei... c'è un piccolo cancelletto con scritto vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. A me non me ne interessa, tanto sono comunque la persona più forte nella stanza, sicuramente non ci sarà niente più forte di me là dietro, quindi vado. Io punto la pistola. Cosa? Death Escalator Quickly. Oh mio Dio. Di Remius. Cosa fai? Punti? La spada alla gola di Remius. Ecco. Remius fa un pattern. Che alza, cosa fa? Non lo vero. Perché? Cosa ho fatto? Vi abbiamo sfamato. Primo, sei una schifosa capra. Ma cazzo, non è il forattista. Punto primo. Punto secondo, il vostro è un alt elf. Punto terzo, ci state mangiando da quando siamo entrati in questa, nella vostra casa. Punto quarto, avete cercato di ucciderci, quindi adesso controlliamo che non ci siano altre sorprese e forse vi lasceremo in vita. Ma elfo, io vi ho detto non sedetevi assolutamente sulle sedie e vi siete seduti e avete toccato le sedie. Gli abbiamo dato da mangiare, gli abbiamo dato da bere, non abbiamo mai osato alzare un dito sui vostri compagni. Perché mi state puntando una spada alla gola? Lei non le ha viste le prime due stagioni, vero? Cosa? No, niente. Delle capre. Allora, senta, scusi, Rio, elfo razzista, per piacere, qua ci hanno accolto nella loro casa, ci hanno chiesto cortesemente di non toccare l'arredamento, lei l'ha fatto, e gli ha anche distrutto suddetto arredamento, ecco, ai miei tempi comunque, c'era più rispetto. Perdonatemi, non credo che Rio sia razzista, credo che Rio abbia difeso l'onore, i confini... La patria. La patria degli elfi. No, razzista, te lo dico io, ne ho visti. Comunque... Non c'è niente di male a amare la propria patria elfica. Cioè, esatto. Oh. Cioè... Anche questa l'ho sentita volte. Come la prima volta. Se ci sono altre frittelle, per me non c'è nessun problema. Io voglio dire solo una cosa, basta con questo buonismo nel dungeon. Cioè, sono d'accordo, cioè, mi sento d'accordo, cioè, nel senso, cioè, alla fine è importante, secondo me, che ognuno faccia le sue cose, noi abbiamo delle spade ed è giusto che le usiamo per difendere tutti, cioè. Ma io sono un frate, come faccio? Io sono un frate, come faccio a non essere buono? Io dico solo che chi di violenza vive, di violenza muore. Porta pure merda sta vecchia, mamma mia. La pecora ti guarda fra ialine, fa... Frate, sono veramente basito che voi tolleriate una simile violenza verso delle povere persone che ha raccolto dei viandanti in casa loro. In mezzo. Tu stai andando verso il cancelletto chiuso? Sì.
Quando vai, una delle due pecore fa: mi scusi, signore, non si può andare di là, e glielo dico. Allora, se siamo capiti, bene. Allora il foratista è diventato di, non lo so, una faccata qua, tutto un tratto. C'è una spada alla gola del padrone di casa, ok? Allora, va bene, veramente maleducato. Tutte le cazzo di morte che ci pare. Va bene, io vi ho avvisato. Prima i dungeon italiani. Ah no, elfici. Io non posso entrare in quella porta, quindi? Ah no? Apri la tipo ti fa: io l'ho avvisata, ti apre il cancelletto e si indietreggia. Ma cosa c'è di là, scusi, che è così di preoccupante? La nostra camera da letto. Mamma mia. A me puzza. Aspetta. Questa cosa, ma prego, vada avanti, Brino, vada avanti. Il capo che sta nascondendo uno stabile chiaramente inagibile, noi dobbiamo controllare e nel caso porre i sigilli, ragazzi, non si fotte col cadastro. Ma te sei un architetto o sei una guardia di finanza? Perché non ho capito. Inizio a essere confuso. Non si, legale catastale, non si fotte col cadastro. Qui ci abbiamo Elfo Pound, amico di Elfo Pound. Oh, ma che cazzo di parti sono finito? Probabilmente a Roma Nord. È dungeon di Roma Nord, non è male. Ammazza. Ma non è happy. Mi piace, no. Riccardo, mi piace molto. Io ovviamente voglio che Brinno vada prima, però faccio. In tutto ciò, il giovane Brinno entra in questa camera da letto. Certo. Camera da letto è effettivamente una... Camera da letto. Qua. Anche qua ci sono, il pavimento è fatto di ciottoli, sono i ciottoli rotondi e lisci. C'è un bel letto confortevole, ampia abbastanza per tre, con una... quella che sembra essere una pelliccia di qualche animale, una pelliccia sul... per l'inverno. C'è una... dei teschi e ossa umanoidi che decorano tutte le pareti. E il soffitto è alto 2,4 metri, 2,5 metri da terra. C'è un forziere di legno chiuso ai piedi del letto e ci sono 4 teschi di pecora più grandi del normale appesi ai 4 angoli della stanza. La stanza è chiusa, non ci sono più altre vie di uscite. Ognuno di questi teschi di pecora ha un'incisione runica sopra di loro. Io rimango fuori. Ah, io, per non saperne leggere né scrivere, trafiggo il letto. Non ciao, Brinno, ciao. Così, comincio a tirare tipo spadate sul letto, proprio con la forza di chi sta attaccando un bastione nemico. Assolutamente nulla. Perfetto. Hai rumore, urli? Sì. Allora, se tu urli, c'è Ramius che guarda con la pistola, con la spada alla gola, dice: scusate, potreste dire al vostro amico di non sfasciarci la camera da letto, per favore? Guardi, comunque... io ci ho provato con questi ragazzi, ma niente, non ascoltano ma più. Esco fuori e dico: mi sembra tutto sicuro. Brenno, spacca pure una cazzapanca. Siamo sicuri. Ma perché ci avete tutti l'arredamento? Brinno, io lo dico per il tuo bene, è il caso che rinfoderi la spada. Allora, io comunque vorrei dire che se vuole Arcipendolo vuole repertare la stanza prima di apporre i sigilli. No, ma comunque com'è che questo ci sta minacciando? Come può un fangal nostro onore minacciandoci? Ma non ci sta minacciando, lui ci sta accogliendo, ci ha offerto da mangiare, ci ha offerto da bere, è stato gentile, bravo, ci ha dato informazioni. Per quale motivo volete continuare a distruggere tutto? Cioè, mi meraviglio di voi. È razzista. Io dico una cosa, portiamoli fuori dal dungeon e mettiamoli in un recinto. Molto bene. Non capre, peraltro. Comunque... ai miei tempi, quelli come vuoi, li prendevamo ammazzati per la strada. Brinno ha trafitto il letto e il letto non ha contrattaccato, quindi io sento con un cerchio che il letto è agibile
e poi faccio cenno al signor Brinno di continuare a verificare l'agibilità dell'immobile e delle sue suppellenti. Ma che vogliamo fare? L'appuntato Brinno, e poi è l'appuntato Brinno. Io ovviamente sono... Cosa vuoi fare, Brinno? Io il sono... Ramius ti ha chiesto di... cioè, non ti ha chiesto, ti ha consigliato per il tuo bene di rinfoderare la spada. Brinno ti ha minacciato, ha chiaramente minacciato. Vorrei sottolineare che sono totalmente impermeabile a due cose: alla paura, perché penso di essere comunque quello più forte di tutta la stanza, perché è palese che sono così, che lottando contro i miei fratelli io sono sicuramente quello più forte. Sono la paura, sono impermeabile, e penso anche al ragionamento logico a questo punto, quindi con estrema serenità do un calcio alla cassapanca. Vedi che Bremius abbassa gli occhi e fa: sei proprio una testa dura. In quello vede uscire i quattro teschi che aveva visto Brinno in camera. Sono come quattro teschi grossi di capra, però con delle corda molto più grosse. Eccoci. Che si buttano in picchiata contro Brinno. Quindi posso provare a schivare? Brinno, puoi fare un tiro di destrezza, se no ti becchi quattro attacci. Quindi muoio. Fanno male. Quindi ciao, muoio. Brinno. Ciao Brinno, ragazzi. Vabbè, vediamo un po'. Destrezza. Destrezza 13. Mi tocca già rifare l'interfaccia. Destrezza 13. Ok. Mi lancio verso la porta, cioè più o meno immagino fosse davanti alla porta. Quindi. Sono dentro con te. Sì? Sei dentro con me, però, vabbè. Allora, Brinno, cioè, Brinno è quello che stava distruggendo tutto. Ho solo dato un calcio a una cassapanca io. Ora ecco, ho distrutto. È infilzato il letto matrimoniale. Vabbè, ma quello non era magico. Vai, tira. 7. Ottimo. Vabbè, non è che sono più culo che anima. La fortuna aiuta gli audaci. Più culo che anima, dipende. Cos'è 43? Cosa ho fatto 43 danni? Ho preso 43. No. I primi due non ti colpisco, ho tirato 2 di 20, poi sei 4 di 20. Due lievi, ti prendi solo un attacco. 19 ti colpisco, CA 0. Penso proprio di sì, perché la mia CA è 2. Fanno, guarda, una cornata per un di 6, molto semplicemente. Potrei morire, però potrei stare molto male. 3 danni. Ok, va bene. Uno di questi scende in picchiata e colpisce 3 danni. Voi vedete che ci sono questi teschi che volano nell'aria e stanno anche per riattaccare Brinno. Che cosa fate? Affondo la lama. Dai che togliamo anche Elfo Pound, Dai, tira per colpire con un più 4, che lui è in peso. È già finita schifio. Ma no, facevano delle ottime frittelle. È andata male. Puttana Eva, sei riuscita a non pigliare uno? E quando fai una cosa sbagliata? Tu vai per colpire? Questo è il destino. In realtà gli ho fatto lo sgambetto. Vai proprio per colpire con violenza. In quello, con la coda dell'occhio, capisce, Remus, che tu lo vuoi uccidere. Si sposta, come se gli rasi un pezzo di guancia, cade per terra. Lui si sposta in un angolo, vedi che dice qualcosa belando, non capite che cosa sta dicendo, mette una mano nella credenza, se la porta alla bocca, e scompare. Io l'avevo detto. Una cosa. Le due pecorelle gregge sono spaventate. Che vi io guarda? Chiedo altre frittelle. Regà. Ignaro di tutto quello che sta succedendo. I teschi vi guardano. Iniziativa, ragazzi. Tutti. Wow. Io ho fatto 4. Tira solo uno per noi? Sì, solo uno. Sì. Ma lanciandomi verso la porta non sono uscito dalla stanza io. Dove?
No, tu hai schivato l'attacco. Ma io ti dicevo, mi stavo gettando verso la porta col tiro di strizzo. Io ero rimasta fuori. Tu ti stavi gettando, due infatti non ti hanno colpito, altri due ti hanno raggiunto. Quattro. Sì, ma sono fuori ora. Sì, sì, sei in mezzo agli altri. Stavo ancora a fatto quattro. Sta a me. Lore, sei il più vicino. Certo. No, sono io. No, c'è l'archipendolo, è rimasto lì, mi sa. Ah, archipendolo, è il più vicino. 4 di 20. 6, 16, 6, 12. CA 3 e CA 4. E CA, scusami, 7. Ti colpisco? Io ho CA 11. No, non puoi avere CA 11. Non puoi averci a 11. Aspetta che vedo la sua scheda, va. Non puoi averci a 11. Ma no, minimo... battimento... Ma che cazzo? Il massimo è 9. Io l'ho scaricata questa. È CA 8. È CA 8. Allora devo guardare quella nuova che mi hai mandato, ok? È certo, quella nuova devi guardare. CA 8, quindi con 16. Hai preso il 16. Due attacchi colpiscono. Sì, colpisco. Quanti? Due. Quindi 2 di 6. Oh, yeah. Ciao. 8 danni. Arriva il primo e ti colpisce, arriva il secondo. Quanti punti ferita hai? 3. Quanti? 3. Dio esiste. Non mi dà a vedere quello che vi dico, eh? Guarda come finisce. Siamo in questa situazione per colpa tua. Dario Sicchio, tutta. Adesso mi dici come muore il tuo cazzo di personaggio archipendolo di scusate. Sono contento. Una cosa, non ti toccare in diretta. Come morto? Come muore? Io posso. Madonna mia, 3 anni. Dio, esisti. Sì. Io voglio vedermelo in diretta. Scusate, ma vado ad affacciare. Non un attacco. Se prima di venire colpito posso fare un'azione. Morirò comunque, ma se posso fare un'azione. Va bene. Cosa? Aspetta. Dipende. Perché? Visto che ce l'avevo in mano, io mi voglio sbattere per terra la mia granata al guano, consegnandomi alla morte e alle fiamme, ma bruciando questa stanza chiaramente inagibile. È la stanza quella da letto. Io ho la mia granata al guano, faccio così prima di venire tramortito. Ti stanno arrivando addosso? Di merda. Ti stanno arrivando addosso i teschi, tu li guardi, fai un due calcoli, capisci che effettivamente con la distorsione che c'è adesso non potresti fare nulla, quindi piuttosto che morire incornato, la ditta Gualtieri e Gualtieri muore con dignità, con una bomba di merda. Bomba di merda? Con una bomba. Perché tu conoscevi un tuo amico che gli piaceva tanto la palla de fuoco e vuoi far vedere la superiorità della lanterna di merda. E mentre le fiamme si avviluppano e muoio, io guardo i miei amici con dignità e dico, ragazzi, non si fotte col catasto. Logicamente... Cappotto termico ha fatto. Cosa godo, cazzo! Archipendolo muore avviluppato da queste fiamme di merda, gli stessi in compenso teschi vengono distrutti, voi guardate la scena, basiti, un odore disgustoso, finché le fiamme invadono tutta quella stanzetta lì, che però essendoci terra non viene da voi, vi girate, in tutto questo c'è Happy che ha ancora una frittella in bocca che l'appoggia, perché è passato l'odore, non è proprio tempo. E vi rendete conto che anche le due piccoli Evely e Shorny non ci sono più nella stanza. Maledetti. Un fraiannino che sta mandando a fanculo tutti, appoggiato al bancone, si sta bevendo l'ultimo calice di vino. Il giovane Rio, che non è riuscito a bagnare la spada col sangue di quello che lui reputava un'empia creatura,
Alluce, che sta abbracciando questa enorme ciara di funghi. Io che sono Brenda... completamente coperto di merda, perché ero il più vicino. È coperto di merda dalla testa ai piedi, ma orgoglioso e pulendosi le labbra dice, intanto sono più forte io. Quindi, ve l'avevo detto. Denise, che non venendosi conto, scusate, in cataratta, rendersi conto di quello che è successo, chiede chi ha scorreggiato. Non sono stata di nuovo io, vero? È l'anima di Archipendolo che vola verso i reami del cielo. Del catasto. Del catasto. Grande catasto celeste. La sessione finisce qua. Quanto finisce in vola? Ma mi piaceva molto Archipendolo, cioè... Mago migliore di noi. Dario, mai il mago da solo, mai, ma c'è sempre dietro robe e cose, sempre. Ma come faremo una marcia nuova col guerriero, stavo, quello è scappato. Qual è il prossimo personaggio, Dario? Archipendolo, qual è il prossimo personaggio? È Abaco, il commercialista. Il mago della ha fatto bene, ma che Archipendolo pensavo che ci potesse essere cose meno fastidiose di lui. Ah, vabbè, non hai visto Julius allora. No. Comunque ragazzi, non ho usato le regole old school, Avete usato l'invettiva, bellissima l'idea di far saltare tutto, sono serio, molto bella. Come sapete, come potete immaginare, la forza bruta non serve a nulla ed è stata la dimostrazione questa. Vado a dire alle sedie. Le pecore vi hanno dato svariati avvertimenti. Ti ha detto, puoi per favore impoderare la spada, lo dico per il tuo bene. Non l'hai fatto e le teste, come si chiamavano? Da parentesi bellissima, gli scheletri nell'armadio si chiamava questa cosa. I teschi di pecore incantata erano, poi erano carti volanti, Io però ragazzi, per bene ci avrebbero dei teschi volanti da casa. Perché no? Beh, io ho qui un teschio, ad esempio, ma... merda! Visto? Un teschio. Io direi che parla di merda è il titolo della puntata. Non so. Io pensavo a non si fotte col catasto, onestamente. Deciderà la community, o parla di merda o non si fotte col catasto. Archipendolo c'aveva un tatuaggio tribale sul petto con... gotico. Vabbè. Tipo cosa, e come tipo, entra in gioco il prossimo? Adesso, visto che siete in un vicolo cieco, potete riuscire e rientra anche proprio l'Archipendolo Abaco Gualtieri. Abaco Gualtieri. Sono maghi, si possono comunicare tra maghi. Comunque, ragazzi, fosse F24 Gualtieri. Avete fatto dei personaggi bellissimi, super caratterizzati per quello che è uno school che in teoria le persone non caratterizzano un cazzo ed è veramente divertente giocare così. Ma veramente divertente, cioè mi sono pisciato addosso dalle risate. Ah, io sono entusiasta perché finalmente ho trovato il carattere del mio personaggio prima della fine. Quindi, sovranista, quindi. È bellissimo. Il sovranista, sì. Hai trovato il sovranista. Ero sorpreso dall'inedita gradevolezza del personaggio di Roberto. Ma come puoi dire inedita gradevolezza quando uno scrive... quando Roberto scrive sono molto arroganti. Io a quella frase lì ho pensato, Dio! E altri aggettivi vicino. Ma adesso in realtà, cioè, lui ha ruolato perfettamente il suo personaggio. Remus, però, non ha mai dato adito a dire è uno stronzo da uccidere. Scusate, per me, al di là del razzismo nei confronti di Piamine Cabria, che è del tutto giustificato, ma a me che uno che dopo che abbiamo fatto saltare un dungeon. Sta lì tutto tranquillo e buono, per me sta a mentire e mi sta a nascondere qualcosa.
Considera Rob, che gli uomini capra in Dolmenwood comunque sono una razza non riconosciuta, cioè sono i nobili. Gli uomini capra sono i nobili. Qua loro non erano effettivamente gli uomini capra, erano dei fauni dalla testa di pecora. Sì, ma so comunque gente a cui gli è esploso tutto fuori, e manco se sono sincerati, sono andati a vedere se c'erano dei... Però in tutto il dungeon, anche le teste di pecora, anche le teste... Cioè, era intonso anche il muschio. Comunque, ho trovato il ritratto del personaggio, ce l'avete su WhatsApp, se lo volete condividere. Un attimo. Domani lo metto. Comunque mi pare che sulla chat non si può... Ma hai fatto Capitan Harlock? No, ragazzi, è Capitan Harlock, è Zion, sto qua. Sì, scusami, sì, perdonami. Perdonami, è vero, hai fatto... Perché loro arrivano da una enclave elfica particolarmente stronza. Cioè un'enclave elfica normale. Esatto, un'enclave elfica normale. Comunque sì, la foto popolare dice non si fotte col cadastro, quindi assolutamente... Sì, perché dicono palla di merda, effettivamente spoiler. Ok, lo posso mettere così un secondo? No, ci penso io. Si dovrebbe vedere, no? Ci penso io. Vabbè. Ah sì, lo vede anche così, perfetto. Se lo facevo così. Così vedo tutte le foto che ci mandiamo noi. Tutte le cagate che ci siamo mandati sul gruppo. Esatto. Esatto. Io ho un personaggio che davvero mi piace. Non l'ho abbandonato. È praticamente Shar Aznable il tuo ma quindi gira con un cavallo che si chiama Zahu Shia Aznabul. Bello che hai partito con i 5 samurai e ti hai tenuto fuori il peggio. Nel GDR nelle prime sessioni il personaggio lo deve trovare, cioè sì, non sì, è sì. Bravo. Sì, però devi... io ti dico che lo Zahu non te lo faccio provare, te lo dico già. È come si chiama la mia spada. E te pareva. Giusto. Ma anche io devo dire che siete... Devo dire che il gruppo degli immaginifici 7, che ora sono 5, mi sta dando delle buone vibes. È stata una gran bella sessione. Mi sono proprio divertito come un... Perché alla fine sono 5 come le stelle, no? Quindi mi sembra molto... mi piace. È stato divertente. Sì, è stato proprio divertente. E ragazzi, questo qua è dungeon crawling, cioè la cosa bella è che in realtà avete un sacco di scelte, perché quando c'è la stanza dovete andare su, giù. Una cosa bella è che c'è scritto sempre che cosa sentite in giro. A nord sentite questo, a sud sentite questo, a est sentite questo. È molto molto carino, così potete fare quello che volete. Ma la bellezza dei vecchi dungeon crawler, dove c'è il ruoli tra gli altri PG con i PNG. Ma poi esci, fai la giornata in paese e le altre cose, poi rientri in un dungeon, riesci, e come si giocava, è divertente. Io mi diverto molto, molto. Il best player della serata lo do Arcipendolo, veramente ricco. Sì, no, vabbè, Arcipendolo superiore. MVP Arcipendolo, concordo. Sarebbe Arcipendolo. Sì, lo so, adesso è palla del merda. Quindi i suoi punti esperienza andranno al fratello, gli amici. Adesso vi scrivo i settimane PX, anche se in realtà sono, ma non sono pochissimi, perché comunque 100, voi avete ucciso 100 pipistrelli. Lì dentro c'era anche un sacco di cosine, perché c'erano stanze nascoste, c'era la parte più lunga del danno. Vediamo quanti sono, erano 30 pagina 33, vi dico subito, c'erano 33, allora nido di pipistrelli, CA6, 100 pipistrelli normali, PX 5. Vabbè, mazza e merda, 500 PX, che roba. Praticamente uccisi tutti. Vedo anche se ci sono altri mostri, roba del genere. Comunque, ovviamente, tutto il nozionismo sul guano io l'ho ricavato dai fumetti di Batman. Per dire, il ritorno di Bruce Wayne di Grant Morrison. Tutta la parte del guano. Vabbè, vado a scaricare Baldur. Ragazzi, idem. Vi ringrazio. Anch'io. Grazie mille per aver giocato con me. Spero vi siate divertiti. Mi sono sentito come un imbecille. Appuntamento settimana prossima. Bella serata. Appuntamento settimana prossima. Grazie, tra parentesi, Lore, per averci ospitato sul tuo canale. Grazie a tutti quanti voi per lo sbattimento che vi fate per Drawings and Dragons. Veramente grazie mille. Ognuno nel suo si fa un culo così.
Grazie per la sigla ai ragazzi di Supernova. Ragazzi del collettivo Supernova, grazie mille, sempre molto bella. Ma poi i commenti a questa sessione. Cosa? Post partita. Non ho capito un cazzo. Faremo i commenti post partita su... Sì, non ti preoccupare, che adesso chiederò come vorrete che vengano uccisi i vari personaggi, anzi, che pensi mi, come sempre. Faccio un piccolo sondaggino, roba del genere. Vorrei fare anche un Hall of Fame delle morti. Un Wall of Death. Sto qua morto, c'è fanculo il catasto, non si fotte col catasto. Si fotte col catasto, mi ha fatto veramente molto molto ridere. Porca miseria. Volevo dire una cosa, questa stagione qua, la puntata su YouTube probabilmente la carichiamo verso venerdì, che così durante il weekend insomma la gente se la può recuperare con calma, anche perché ci abbiamo un po' di problemi tecnici, quindi probabilmente riusciamo a caricarla venerdì, la puntata su YouTube. Poi ragazzi vi dico un'altra cosa, vi volevo ringraziare, perché anche se voi non lo sapete, oggi è il mio compleanno e mi avete fatto un regalo bellissimo. Ma che dici? La mezzanotte oggi, con voi. Sì, mi hanno appena scritto, mi sono dimenticato se che era il mio compleanno, vi dico solo questo. Ma dai! Grazie, veramente grazie. Auguri, Nico. Auguri. Sono così teso perché mi sono dimenticato che fosse il mio compleanno. Quale regalo migliore che ammazzare il PG di Dario? Dario, è stato il più bel regalo di questo compleanno. Veramente, ammazzare il tuo PG alla mezzanotte. Faccio passare il sorriso. Che spettacolo. Stanotte dormirò il sonno dei giusti. Dei giusti. Chi età hanno i giusti? Quanti anni hai? I giusti 38. 38. Faccio 38 30. Anni. Quanti ne fai? 38. Vaffanculo. Sei più giovane di me, incredibile. È nato dopo. Fate cagare, logico che sono più giovane, discorsi. Sono che ne dimostri 45, ma che cazzo vuoi? Riccardo? Sì. No, adesso che il prossimo sei più... Tommy Pistol, sei più giovane pure di me. Rispetto. Sono più giovane di te? Sì. Madonna mia, se fate cagare. No, fai cagare tu. Sì, è vero, posso veramente cagare. Ragazzi, grazie mille. Ciao a tutti. Un abbraccio gigantesco a tutti quanti. Ci vediamo la prossima. Faremo ancora fare casino allucinante, quindi grazie mille. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao. Auguri, Nico. Ciao. Auguri. Ciao.